Grazie, buonasera. Permettetemi di dire che torno al trame di Lamezia con grande entusiasmo dopo l'esperienza dell'anno scorso, e lo dico fuori di retorica perché sono quelle circostanze, quelle occasioni in cui si fa della parola la diffusione più giusta. Come dicono molti sociologi, non bisogna mai, come diceva anche il grande Calvino, non bisogna mai dimenticare che attraverso la parola, attraverso la memoria e dunque la conoscenza si costruisce una cultura. E torno con grande piacere perché mi viene data l'occasione di presentare stasera un libro che mi riporta indietro nel tempo a un periodo della mia vita professionale molto importante, e lo dico subito a introduzione, come ho raccontato ai due autori, per una di quelle singolari coincidenze ho cominciato a fare il giornalista in una settimana di luglio del 1983. Adesso non ricordo se il giorno prima o due giorni prima, fatto sta che in quella settimana ho cominciato a fare il giornalista in Sicilia, in quella settimana la mafia uccideva il giudice istruttore di Palermo, Rocco Chinnici. Ero un acerbo cronista, aveva appena cominciato, pensate, a 20 anni, la Sicilia che cominciava a scoppiettare con qualcosa che ha ricordato a tutti noi, che eravamo giovanissimi, ricordava, come poi venne scritto da diversi giornali, da diverse testate, gli scenari libanesi. Per la prima volta Cosa Nostra faceva saltare in aria un giudice con un'autobomba, aprendo una stagione di stragi veramente terrificanti. Adesso non voglio abbondare di retorica in queste circostanze. E Rocco Chinnici è stato, permettetemi di dire, di usare un'espressione forse un po' forte, è stato sdoganato con colpevole ritardo. Perché adesso sentirete e capirete anche attraverso la lettura, se vorrete, di questo libro, che con Rocco Chinnici comincia tutto. Rocco Chinnici è non solo colui che ha inventato il pool antimafia, colui che ha creato Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ma è colui che ha avuto la prima grande intuizione per combattere Cosa Nostra. Ha capito che bisognava indagare non tanto e non solo nella cosiddetta zona grigia, in quella zona dei cosiddetti colletti bianchi, ma ha capito che per stanare Cosa Nostra bisognava andare a colpire le finanze di Cosa Nostra. Ma non voglio dilungarmi oltre e vorrei subito, preliminarmente, che Fabio De Pasquale e Leonora Iannelli, che hanno scritto questo libro che io ho letto nonostante conoscessi in gran parte queste storie, ho letto con il gusto di chi scopriva anche l'uomo dietro a un grande giudice, ed è questa anche la forza di questo libro. Direi con Eleonora Iannelli di cominciare proprio a cercare di tratteggiare in estrema sintesi il profilo umano del giudice Rocco Chinnici. Grazie Carmelo, innanzitutto buonasera a tutti, grazie per essere qui, grazie agli organizzatori per questo gradito invito e complimenti per la rassegna. Chi era Rocco Chinnici? Rocco Chinnici era un uomo come tanti, sicuramente non aveva l'ambizione di diventare un eroe, come d'altra parte tutte le vittime di mafia. Era un padre di famiglia che di mestiere faceva il magistrato. Era un uomo semplice che amava la modestia, che amava lavorare dietro le quinte, non amava apparire, stare in prima fila. Era un grande lavoratore, badate bene, era uno stacanovista, si alzava la mattina all'alba, si alzava alle 5, come ci hanno raccontato i figli Caterina, Elvira e Giovanni. Quindi lui, prima di andare in tribunale alle 8 del mattino, aveva già sulle spalle 3 ore di lavoro, chino sempre sulla sua scrivania a studiare i faldoni che scottavano.
Ciononostante riusciva a trovare il tempo, a fatica, intanto per avere un rapporto con i figli che era molto particolare, con i figli e con i loro compagni, con i loro coetanei, amici di scuola e poi di università che spesso frequentavano la sua abitazione, e trovava soprattutto il tempo di andare nelle scuole e nelle università. Si badi bene, oggi per fortuna ci sono tanti magistrati che hanno proseguito l'attività di divulgazione, di prevenzione della cultura antimafia, della legalità. Ma chi fu il pioniere? Oggi lo fanno tutti ed è una santa cosa. Ma il pioniere fu proprio Rocco Chinnici. Anzi, per la verità, contemporaneamente l'aveva iniziato a fare un po' anche il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che però nei suoi pochissimi famosi 100 giorni palermitani, senza mezzi e senza uomini, non ebbe il tempo di continuare. Rocco Chinnici sicuramente, possiamo dire, senza retorica, fu il primo magistrato ad entrare nelle scuole e nelle università. Il primo ad avere l'intuizione geniale, la lungimiranza, e ne ebbe tante, come dicevi tu, di intuizioni, e lo vedremo con calma adesso, ma ebbe lui l'intuizione di capire che la lotta contro la mafia non dovesse partire dalle aule dei tribunali, non dovesse svolgersi soltanto nelle aule dei tribunali con i procedimenti giudiziari, ma dovesse partire dai banchi di scuola. E quindi, parallelamente alla sua attività investigativa, per la quale, come vedremo, ebbe appunto tante intuizioni felici, prima di tutte quella di aver scelto i suoi più stretti e fidati collaboratori, colleghi più giovani, all'epoca sconosciuti, attenzione, Falcone e Borsellino, l'intuizione di capire che occorresse formare una squadra che si occupasse soltanto di processi contro la mafia, di istruire i processi di mafia. Il suo ufficio era quello che con il vecchio codice di procedura penale aveva il compito proprio di costruire l'impalcatura dei processi. E in embrione Rocco Chinnici, assieme a Falcone e a Borsellino, fu colui appunto che costruì l'impalcatura del primo grande maxi processo contro la mafia. Ma ebbe appunto anche questa lungimiranza di capire che doveva lui ritagliarsi il tempo necessario per andare a parlare direttamente con i ragazzi, con i coetanei dei suoi figli. A questi ragazzi lui parlava con parole semplici, senza retorica, proprio come fossero stati i suoi figli, e li metteva in guardia dal pericolo della mafia. Parlava intanto per la prima volta e pronunciava la parola mafia, che, attenzione, oggi per fortuna è nata una nuova consapevolezza sull'onda emotiva delle stragi, ci sono tante associazioni, è proliferato tutto un movimento, forse anche fin troppo, insomma a volte c'è anche un po' di retorica, mi permetto di dire, talvolta, però è sempre utile. Ma oltre 30 anni fa si aveva paura di pronunciare la parola mafia, era un tabù, e c'era chi proprio ne negava l'esistenza, ma non la gente della strada, attenzione, stiamo parlando anche di magistrati, colleghi di Rocco Chinnici, di Falcone e di Borsellino, stiamo parlando di superiori, di procuratore generale. E quindi lui, senza retorica, con parole semplici, aveva il coraggio, senza peli sulla lingua, di andare a parlare con i giovani di mafia e di antimafia. Li metteva in guardia dai pericoli. In quel periodo era esplosa la seconda guerra di mafia. L'anno prima della morte di Rocco Chinnici, della strage che avvenne il 29 luglio 1983, quindi nell'82, pensate, si erano consumati 150 omicidi in un anno, quindi le strade traboccavano di sangue. Lui li metteva in guardia dal pericolo della mafia, dal pericolo delle infiltrazioni nella pubblica amministrazione, dal pericolo delle speculazioni edilizie. Pensate che tra le tante inchieste lui si occupò anche delle speculazioni nella valle del Belice dopo la ricostruzione del terremoto e le speculazioni nella Conca d'Oro di Palermo. Li metteva in guardia soprattutto dai pericoli della droga, che all'epoca dilagava a Palermo ed era diventato proprio
il bubbone di Palermo. Chinnici aveva visto tanti giovani stroncati dall'eroina ed era molto turbato, molto colpito dal fenomeno dilagante della mafia, proprio perché era un papà, prima di essere un giudice era un papà e aveva paura anche per i suoi figli, e li metteva in guardia questi ragazzi e diceva sempre, ripeteva come un ritornello: c'è bisogno di cittadini responsabili, il pericolo maggiore è la rassegnazione, senza una nuova coscienza noi da soli non ce la potremo fare. Loro da soli erano proprio Chinnici, Falcone e Borsellino, i giudici del pool antimafia, che da soli, purtroppo, senza una coscienza che 30 anni fa ancora non si era sviluppata, non ce la fecero, e a distanza di 9 anni, come sapete, purtroppo condivisero lo stesso destino di morte. Grazie Eleonora. Ci sono immagini, ci sono scatti che raccontano molto e che parlano meglio di mille parole. Se voi vedeste, se non l'avete mai fatto, le foto della strage di via Pipitone Federico, sono veramente qualcosa di straziante. Eppure da giornalista mi sono sempre chiesto, e non ho mai trovato una risposta adeguata, come mai di Falcone e di Borsellino sappiamo e conosciamo tutto: le fiction televisive, i film, i mille convegni, i mille dibattiti, la letteratura sterminata. Eppure di Rocco Chinnici, che è stato il precursore di tutto, non sappiamo pressoché nulla, o meglio non sapevamo nulla, e c'è poco, ci sono poche tracce. Allora mi piacerebbe che Fabio De Pasquale mi svelasse, mi raccontasse i retroscena che hanno portato a questo libro. Perché 30 anni dopo addirittura, come mai nessuno si è mai posto la necessità di parlare, di far conoscere alle nuove generazioni Rocco Chinnici? Sì, il libro nasce proprio per questo, per fare memoria, e nasce proprio su proposta della famiglia, in particolare della figlia Caterina, magistrato come il padre, che nel giugno del 2011, quindi 2 anni prima dell'anniversario del trentennale, ci propone di scrivere questo libro. E ci propone di scrivere questo libro perché proprio su Chinnici non c'è alcuna bibliografia. Noi abbiamo fatto quasi 2 anni di ricerche per scrivere questo libro, ed è stato difficile perché anche sui giornali dell'epoca, molto attenti alle stragi di mafia, Chinnici appariva poco. Cioè Chinnici preferiva apparire sui giornali non per quello che diceva, come quotidianamente oggi molto spesso accade, ma per quello che faceva, e soprattutto faceva parlare le inchieste. È stato difficile perché appunto per Falcone e Borsellino, forse anche perché le stragi avvennero quasi 10 anni dopo, quindi c'era maggiore attenzione da parte dei media, già andavamo su strumenti multimediali, per cui anche riuscire a tramandare a distanza di 20 anni anziché di 30 quello che era avvenuto era più semplice, ma anche l'approccio della società civile. A Palermo, tenete conto che negli anni 80, quando avviene la strage Chinnici, non c'era grande attenzione da parte dei cittadini. I 150 morti a cui faceva riferimento Eleonora erano soprattutto personaggi della malavita, e a Palermo sapete come si diceva in quel periodo: ma finché si ammazzano di loro, a noi cosa importa? Avveniva questo, il disinteresse, fin quando con la seconda guerra di mafia, quella che scoppia a cavallo dagli anni 70 e 80, quindi la scalata al potere mafioso da parte di Riina e Provenzano, non si cambiano obiettivo, e arrivano i grandi delitti eccellenti. Arrivano i delitti eccellenti di Boris Giuliano, il capo della mobile, reo di avere sequestrato all'aeroporto di Palermo delle valigie piene di dollari che testimoniavano e dimostravano il narcotraffico con l'America dell'eroina. Muoiono personaggi come il presidente della regione Mattarella, il 6 gennaio dell'80, come il procuratore capo di Palermo Costa nell'agosto dell'80, il predecessore di Chinnici, Terranova, il generale Dalla Chiesa, il segretario regionale del Partito Comunista. Una vera e propria carneficina con personaggi di un certo livello istituzionale, cosa mai accaduta in nessun'altra parte del paese.
perché Chinnici no e Falcone e Borsellino sì? E quello che si è chiesto e ci ha detto anche Nino Di Matteo, l'attuale pubblico ministero del processo sulla trattativa Stato-mafia, nonché pubblico ministero del Chinnici bis, il secondo processo che porterà solamente a 20 anni dalla strage alla condanna di mandanti esecutori dell'uccisione di Chinnici. Purtroppo esistono giudici di serie A e di serie B, nel senso che nella memoria Falcone e Borsellino sono ricordati, mentre Chinnici, senza il quale forse non ci sarebbero stati Falcone e Borsellino, perché è proprio lui che li chiama accanto a sé nel momento in cui sono due giovani e sconosciuti magistrati. Falcone che proviene dopo un'esperienza a Trapani dalla sezione fallimentare e Borsellino che proviene dal settore civile, evidentemente però già ben conosciuti da Falcone, che li chiama nel suo ufficio insieme a Peppino Di Lello, che poi oggi è l'unico sopravvissuto di quel primo pool antimafia. Inizia quello che oggi è molto semplice, la condivisione delle indagini, dei fascicoli. E questa lungimiranza di Chinnici nasce anche, ce lo rivela un giornalista, un cronista di Nera di quel periodo, Enzo Raffaele, che all'epoca scriveva per il giornale L'Ora, quasi per che Falcone e Borsellino si trovano, lavorando su due processi diversi, su due avvenimenti diversi, arrivare allo stesso punto. Per cui dice, ma che facciamo? Lavoriamo sulla stessa cosa, quasi ci accavalliamo. Allora utilizziamo la squadra, fare squadra, ecco il concetto di Chinnici. Fare squadra, condividere i fascicoli in un periodo in cui non esistevano assolutamente pentiti di mafia. Il primo pentito di mafia è Tommaso Buscetta e si pentirà solamente nell'84 dopo la morte di Chinnici. In quel momento a fare le indagini sul campo erano poliziotti e carabinieri, che in quegli anni muoiono veramente in numero pauroso, straordinario. L'anno prima della strage, Chinnici firma la sua condanna a morte e la firma quando firma centinaia di mandati di cattura a seguito del famoso fascicolo Michele Greco, il cosiddetto Papa della Mafia, più 161. Quello è la prima fotografia di quella che era Cosa Nostra a Palermo in quegli anni. Il primo rapporto investigativo fatto assieme da polizia e carabinieri, che ricostruisce qual è l'organigramma fatto attraverso il lavoro sul campo, appunto perché non c'erano, c'erano pentiti. In quel momento questo sarà quello che poi è l'embrione del maxi processo che inizierà solamente nel febbraio dell'86 per concludersi nel dicembre dell'anno successivo con la condanna di centinaia di capi di Cosa Nostra e finalmente nel gennaio del 92 la Cassazione confermerà il passaggio in giudicato della sentenza che poi porterà all'uccisione di Lima dopo, alle stragi di Falcone e Borsellino e a quello che attualmente è oggetto del processo trattativa Stato-mafia, quindi tutto quell'elenco di politici di cui ci parlava ieri sera Marco Travaglio nel suo intervento, che per evitare di essere uccisi anche loro iniziano questa trattativa tra lo Stato e la mafia e quindi per fare fermare successivamente anche le stragi che dopo Capaci e Via D'Amelio continueranno con Milano, Roma e Firenze. Grazie Fabio. Dicevi, prima accennavi a Nino Di Matteo, peraltro Nino Di Matteo nel libro dice una cosa molto interessante che bisogna rimarcare, che con il delitto Chinnici, la strage Chinnici, per la prima volta emerge con nettezza una matrice non esclusivamente mafiosa. Non sono mai stati condannati per questo delitto, perché nel frattempo sono deceduti, uno morto per una malattia, l'altro ucciso, ma tutto lascia supporre che l'eliminazione del giudice Chinnici sia stata anche, come dire, sollecitata in qualche modo dai famosi cugini Nino e Ignazio Salvo, i grandi esattori siciliani. Adesso mi piace leggervi le prime 5 righe di questo libro,
perché sono una folgorazione letteraria, almeno su di me hanno avuto questo effetto. Io l'ho aperto questo libro pensando di trovarmi di fronte a un saggio che ripercorresse attraverso un'inchiesta di natura giornalistico-giudiziaria le vicende legate a Rocco Chinnici, ma in realtà, come ho detto nell'introduzione, basta leggere queste poche righe per rendersi conto di quanta umanità affiora. E cioè, comincia tra virgolette e dice: picciribri, insomma, non siamo tanto distanti dalla Sicilia, qui avete capito, picciribri sono i bambini, i piccoli, no? Picciribri, in Sicilia, terra di mafia, si può morire in tanti modi, oltre che nel proprio letto. Freddati a colpi di pistola o crivellati da un Kalashnikov, incaprettati nel portabagagli di un'auto o stroncati da un'overdose, talvolta spariti nel nulla, vittima della lupara bianca. Attenzione, ma avanti che ammazzano a mia, ne stinnicchio io una para. Prima che ammazzino me, ne stendo io un paio. Sapete chi parla? Proprio Rocco Chinnici, che scherzava con queste parole con i figli. Quindi vi hanno aperto un po' il diario intimo e segreto del giudice papà, come veniva ribattezzato. Adesso vorrei che Leonora ci tratteggiasse un po' meglio il profilo di quest'uomo e ci svelasse che forse il libro non doveva essere chiamato così, no? Sì, infatti, è il titolo provvisorio, il primo che avevamo concepito io e Fabio, che tra parentesi siamo due colleghi ma siamo anche marito e moglie, e quindi abbiamo scritto questo libro pensando di avere come lettori ideali gli adulti ma anche i ragazzi e magari proprio i nostri figli, e quindi con uno scopo anche divulgativo. Il nostro titolo, concepito proprio da noi con il cuore, era proprio Il giudice papà, perché parlando con i figli, che sono stati insomma il nostro punto di partenza di questo lavoro, e poi con chi lo conobbe, con chi lavorò con lui, investigatori, giudici, Peppino Di Lello, che faceva parte del pool, che è considerato l'unico sopravvissuto, Peppino Ayala, che all'epoca era in procura, lo stesso Pietro Grasso, che allora era un giovane magistrato della procura. Quindi da questi racconti, a queste testimonianze che abbiamo raccolto, abbiamo intervistato credo una trentina di persone, anche i cronisti dell'epoca, avvocati, investigatori dei carabinieri, della squadra mobile, della squadra omicidi, è emersa proprio questa figura di grande statura dal punto di vista sicuramente prettamente della tecnica giudiziaria, investigativa, eccetera, eccetera, ma di grande statura umana. Cioè ci ha colpito proprio tanto, e quindi abbiamo pensato di cercare il nostro piccolo, con questo modesto contributo, diciamo, di restituire dignità storica ad una figura che ci è sembrato proprio fosse rimasta nell'ombra, e gli stessi figli, per la verità, che ci hanno aperto l'intimo archivio della loro memoria familiare, che hanno creduto in noi, che hanno avuto fiducia in noi, ci hanno anche confessato questo grande dispiacere, questa amarezza che coltivavano da 30 anni. Loro hanno sempre avuto molto riserbo anche nel parlare, nel rilasciare dichiarazioni, un po' per carattere, quindi ne hanno preso sicuramente dal padre in questo, che come abbiamo detto amava lavorare dietro le quinte, non apparire troppo, ma anche probabilmente per il lungo processo che fu un po' una tela di Penelope, che durò 20 anni, fu itinerante in 5 città diverse, e quindi durante questo lungo processo loro, così per scelta familiare, preferirono non rilasciare dichiarazioni, non raccontare la storia. Però comunque, soprattutto negli ultimi anni, quando questo movimento antimafia, queste coscienze si sono affermate in Sicilia e non solo, per fortuna c'è stato questo risveglio, hanno visto che si parlava tanto, giustamente, in modo legittimo, di Falcone, di Borsellino, di altre vittime di mafia, ma che invece di Rocco Chinnici, come di altre vittime, attenzione, pensiamo ad un amico di Rocco Chinnici, il procuratore Gaetano Costa, ucciso nel 1980.
Pensiamo per esempio ad un altro giudice sconosciuto, noi stessi, io stessa personalmente non ne avevo mai sentito quasi parlare, Antonio Saetta. Fu ucciso perché era presidente di corte assise d'appello e osò condannare i presunti mandanti e esecutori della strage Chinnici. Il processo Chinnici, attenzione, un po' come tutti i grandi processi di mafia, purtroppo, anche questo non si sottrae, diciamo, è costellato, intanto lunghissimo, infinito, e ancora oggi possiamo dire che presenta degli aspetti oscuri, inquietanti, dei buchi neri di cui magari adesso parleremo. E poi ho perso il filo, scusate, comunque. Hai accennato anche al percorso del processo Chinnici e mi veniva in mente anche le implicazioni con tutti i depistaggi, i misteri. Ecco, esatto. Il libro è proprio appassionante anche per Infatti, nella sua drammaticità. No? Volevo fare riferimento ai colpi di spugna della Cassazione. Cioè a un certo punto, ecco, il riferimento era al giudice sconosciuto, quasi Antonio Saetta, ucciso con un suo figlio pure. Stefano. Sì, esattamente. Perché aveva osato condannare i mandanti e gli esecutori della strage Chinnici. E quindi ci furono in questo processo delle condanne, direi giuste, esemplari in primo e secondo grado, e poi in Cassazione colpi di spugna clamorosi. Mi viene in mente un nome per tutti, il giudice Carnevale. L'ammazza sentenze. Infatti. Attraverso questa ricerca che avete fatto, molto documentata, avete scoperto una cosa che è uno scoop sostanzialmente, no? È il capitolo che riguarda il giallo del fascicolo sparito. Una questione veramente che per me, giornalista, che non conoscevo assolutamente, lascia veramente esterrefatti. Vogliamo svelare che cosa si cela dietro la storia di questo fascicolo sparito, Fabio? Sì, è sicuramente inquietante e, diciamo, c'entra anche la Calabria. Tutto nasce nel dicembre dell'88, quando la Corte d'Assise d'Appello, alla quale nel frattempo il processo era arrivato appunto dopo una serie di annullamenti da parte della Cassazione, in maniera inattesa e assurda, assolve Michele Greco e altri imputati dall'essere i mandanti di questa strage. A distanza di qualche anno, alcuni pentiti dichiareranno che quel processo fu aggiustato, che il presidente di quella corte d'assise d'appello, il giudice del recupero, per arrivare a una sentenza di non colpevolezza, pretese una tangente di 200 milioni. A seguito delle dichiarazioni di questi pentiti, la procura di Reggio Calabria, competente ad indagare sui magistrati di Messina, spedisce nell'agosto del 95 ben 7 avvisi di garanzia a un ex presidente della regione siciliana, a un ex ministro, a un avvocato e parlamentare della provincia di Catania e ad altri piccoli malavitosi. Successivamente le indagini della procura di Reggio Calabria portano il fascicolo a essere diviso in due. Per alcuni viene chiesto il rinvio a giudizio, tra cui questo giudice messinese. Per gli altri cinque l'archiviazione. In entrambi i fascicoli però sia il GIP che il GUP si dichiarano incompetenti, dicendo che l'input a pagare questa tangente parte da Palermo, da Cosa Nostra, quindi il reato di concorso esterno in associazione mafiosa che veniva contestato di corruzione è stato commesso a Palermo e non a Messina. Per cui la procura di Reggio Calabria prende i due fascicoli e li manda alla procura di Palermo, che diventa quella competente. Questo nel 1998. Il fascicolo con il quale veniva chiesta l'archiviazione, una volta arrivata a Palermo, la procura lo iscrive a ruolo, indaga qualche settimana, chiede l'archiviazione e il processo finisce, tutto archiviato. Degli altri due imputati, il giudice recupero più quest'altro componente di Cosa Nostra palermitana, resta in un cassetto per 15 anni, dal 1998 all'aprile del 2013, quando possiamo dire che lo ritroviamo noi. E perché lo ritroviamo noi? Perché non riusciamo a trovare traccia né all'interno del l'ANCI e l'agenzia ANSA, la più grande agenzia giornalistica italiana, di come sia finito questo processo.
sia neanche negli archivi della Gazzetta del Sud, che essendo un giornale calabrese, sicolo calabrese, avrebbe dovuto dare contezza. Per cui recuperiamo la sentenza di incompetenza editoriale al Tribunale di Reggio Calabria, andiamo alla Procura di Palermo e scopriamo che questo fascicolo è rimasto per 15 anni. Si riapre solamente nell'aprile del 2013, il fascicolo è stato assegnato al procuratore aggiunto Vittorio Teresi, ma il giallo, la beffa qual è? Che nel frattempo il magistrato coinvolto, chiamato in causa dai pentiti, che non vuol dire che fosse colpevole, però dico non potrà più essere giudicato, quindi né assolto né condannato, perché nel frattempo è morto. La Procura di Palermo sta andando anche oltre per capire se questo fascicolo è scomparso per qualche modo e chi lo ha fatto scomparire. E l'inchiesta è ancora in evoluzione. Una delle particolarità di questo libro è il fatto che contiene il diario, ma vero e proprio, di Rocco Chinnici. Rocco Chinnici era uno che appuntava minuziosamente tutto quello che gli capitava durante la giornata lavorativa. Chiunque entrasse nel suo ufficio per chiedergli qualunque cosa, se lui avvertiva nell'aria qualcosa che che alimentava qualche dubbio, qualche sospetto, lui lo annotava nella sua agenda. Vedete, c'è proprio la trascrizione delle pagine del suo diario, e ci sono delle cose anche abbastanza inquietanti se lette distrattamente, se non si conosce la storia, perché già a quei tempi c'erano quelli che sono stati poi ribattezzati i cosiddetti corvi di palazzo. Una lettera anonima, per esempio, tentava di mettere Chinnici contro Giovanni Falcone, no? Cosa che lui appuntava. Ma in qualche passaggio c'è qualche osservazione di Chinnici che si presta a qualche equivoco anche nei confronti di Falcone. Vogliamo chiarire questo aspetto, Eleonora? Sì, intanto, come dicevi tu, noi pubblichiamo in appendice per la prima volta il testo autografo, scritto quindi di pugno, da Rocco Chinnici. Diario di Rocco Chinnici, questo sì, ritrovato, diversamente dalla famosa agenda rossa di Borsellino di cui si parla tanto. Fu ritrovato subito dopo la strage, a seguito di una perquisizione della polizia, che naturalmente mise a soqquadro l'ufficio di Chinnici in tribunale e lo studio a casa. Che cos'era materialmente questo diario? Era una vecchia agenda che sulla quale Chinnici iniziò a prendere appunti 3 anni prima della strage, quindi nel 1980. All'inizio degli appunti così presi saltuariamente, degli appunti molto tecnici, probabilmente per ricordare gli appuntamenti, le udienze, qualche procedimento in particolare, poi via via gli scritti si infittiscono, diventano più concitati e diventano davvero inquietanti. Ci sono tanti passaggi che veramente colpiscono e che sono emblematici, possiamo dire sicuramente, di quello che fu l'isolamento, la condizione di isolamento, di delegittimazione subita da Chinnici ad opera di alcuni suoi colleghi e ad opera dei suoi, anche di alcuni superiori. C'è un passaggio proprio davvero inquietante, dicevamo, in cui un suo superiore, procuratore generale Giovanni Pizzillo, a un certo punto lo chiama e lo rimprovera duramente, aspramente, perché lui, capo dell'ufficio istruzione, assieme ai suoi collaboratori Falcone e Borsellino, si è permesso di aprire indagini, di avviare indagini, mettere il naso sui conti correnti, sui patrimoni della ricca borghesia, appunto il riferimento è ovvio, in particolar modo ai cugini Nino e Ignazio Salvo, i ricchi esattori di Salemi, soprannominati viceré di Sicilia, a mettere il naso quindi sui colletti bianchi. Perché lui, oltre alla mafia militare, si sta occupando dei colletti bianchi? Perché lui, assieme a Falcone e a Borsellino, sta rovinando con le sue indagini, con la Guardia di Finanza, sta rovinando, badate bene, l'economia siciliana.
Quindi stiamo parlando di un suo diretto superiore che, piuttosto che sostenerlo, supportarlo, difenderlo, potenziare le misure di sicurezza, lo deride, lo intimidisce, lo delegittima. Cos'altro possiamo dire? C'è una frase sua che scrive proprio nel diario, tra il 24 e il 25 novembre dell'80. Questo è veramente inquietante, no? Il suo capo che gli dice di caricare di processi semplici Giovanni Falcone, esatto, in maniera che cerchi di scoprire nulla, perché i giudici istruttori non hanno mai scoperto nulla. Ora, se già questo scriveva, esatto, chi dice lo tanto, io non oso immaginare cosa ci fosse contenuto nell'agenda famosa di Paolo Borsellino. Esattamente, no? Lo possiamo intuire, lo possiamo immaginare. Insomma, voleva il suo superiore che loro si occupassero di processi su ladri di galline, in parole povere. Io credo, come diceva prima Fabio, che probabilmente la mancanza di una adeguata copertura di natura letteraria, ma anche di natura comunque in generale giornalistica, sulla figura di Rocco Chinnici sia semplicemente dovuta a una questione di tempistica. Cioè, Chinnici salta in aria in un momento storico in cui non è ancora piombato sulla scena Tommaso Buscetta. Non dico che di mafia non se ne parlasse ancora, ma certamente non c'era nelle coscienze quella mobilitazione così forte che avvenne dopo con le stragi di Falcone e di via D'Amelio di Borsellino. E soprattutto non c'era un'attenzione mediatica come c'è oggi. Cioè, proviamo a immaginare, per assurdo, che una strage come quella di via Pipitone e Federico, se accadesse oggi, con tutte le trasmissioni televisive che ci sono, no? Cioè, adesso con Yara Gambirasio stiamo tutti vedendo, no, che addirittura ci sono trasmissioni che dovevano andare in vacanza, come Matrix, ma che è stata allungata su Canale 5 a luglio, proprio perché c'è questo grande fermento attorno a questo dibattito. Quindi probabilmente Chinnici paga, tra virgolette, una collocazione temporale ancora un po' difficile da un punto di vista della divulgazione della coscienza di una cultura antimafiosa. Lungo questo percorso, secondo te, Fabio, è stato fatto molto o c'è ancora molto da fare? Perché ho letto nel vostro libro che dopo la strage di via Pipitone e Federico ci furono i ragazzi, i primi studenti universitari, qualcuno anche diventerà poi magistrato, che cominciarono una forma di ribellione che non ebbe l'eco che poi hanno avuto le varie associazioni culturali antimafiose, no? Allora, certamente qualcosa è cambiato, non c'è più, come poi ci dice anche il procuratore di Palermo Messineo in un capitolo del libro, la potenza militare della mafia di quel periodo. La mafia ha cambiato però abito, con il vestito in doppio petto, con il colletto bianco. E dove c'è denaro, dove c'è business, ancora oggi purtroppo c'è mafia o criminalità organizzata, mafie in senso lato, così come le ultime inchieste su Expo o su altri avvenimenti particolari dove comunque c'è un flusso di denaro, emergono reati di corruzione legati alla criminalità. Certamente anche oltre al periodo, anche il 29 luglio, cioè essere ammazzati il 29 luglio in una giornata caldissima, diventa pure difficile ricordarlo. Nelle varie commemorazioni che ogni anno il 29 luglio ci sono in via Pipitone Federico con la deposizione della corona di fiori, si vedono solo i carabinieri e i familiari. E chi in quel momento rappresenta il potere istituzionale, il sindaco, il presidente della provincia o della regione, ma solamente perché sei obbligato ad andarci. Cioè, non è sentita questa cosa. Anche l'anno scorso, è vero che era il trentennale per cui vennero due o tre ministri, però manca quella che è la società civile. Cosa diversa, perché forse in un periodo diverso, forse perché comunque nel corso di tutti questi anni anche la famiglia l'ha affrontato in maniera più riservata, con Falcone e Borsellino, cioè le navi della legalità, per cui c'è un attivismo che magari è nato da un coinvolgimento e da un'esperienza delle scuole anche. Delle scuole. Dico, a luglio non ci sono le scuole, chi ci porti in via Pipitone Federico? Quindi anche i figli ci dicevano questo, dice la sfortuna di papà è stata quella anche di essere ammazzati il 29 luglio,
che diventa un problema anche ricordarlo, cioè non puoi fare un coinvolgimento di scuole perché in quel periodo gli studenti sono in vacanza, ma anche la maggior parte delle persone. Io volevo ritornare invece a fare un passo indietro ai cugini Salvo, perché è importante un altro aspetto: entrambi vengono uccisi prima che possano poi alla fine essere, uno ucciso, uno nel 86, in morte naturale, nel 92 ucciso. Dal processo bis, quello che poi porterà alla condanna di mandanti ed esecutori, che nasce grazie alle dichiarazioni di Giovanni Brusca, emerge proprio il ruolo dei Salvo. Addirittura i Salvo, che in quel momento erano gli unici in Sicilia ad avere l'auto blindata, tenete conto che prestavano la propria auto blindata alla questura e alla prefettura quando c'erano da scortare personaggi che arrivavano in Sicilia e avevano bisogno di sicurezza, perché non c'erano così tante auto blindate come avviene oggi. Salvo accompagnò sulla propria auto blindata Brusca a fare un sopralluogo a Salemi, perché il primo progetto di attentato per uccidere Chinnici si doveva svolgere a Salemi, dove Chinnici aveva una villetta dove trascorreva le ferie estive, e i cugini Salvo là vicino avevano il loro impero, essendo originari di Salemi. Quindi immaginatevi questa scena: l'alto esattore che è a bordo dell'auto blindata accompagna il mafioso come Giovanni Brusca per fargli vedere dove è la villa di Chinnici e dove va ucciso. Cioè, deve essere una scena veramente particolare e inquietante. Il primo progetto d'attentato era quello di utilizzare la tecnica di quel periodo, il Kalashnikov. Per fare le prove di sfondamento dell'auto blindata, quindi del vetro dell'auto blindata sulla quale camminava Chinnici, i Salvo prestano a Brusca l'auto blindata per provare il Kalashnikov e vedere se la potenza di fuoco sfondava il vetro di un'auto blindata qualsiasi, per farvi capire qual era la volontà da parte dei cugini Salvo di levare a tutti i costi di mezzo Chinnici. C'è una frase che viene riportata proprio da Brusca al termine di questo summit nel quale si decide che Chinnici deve essere ucciso, in cui Salvo dice a chi stucciamo a rompere i corna. Cioè, lì viene sancita la condanna a morte di Chinnici, che verrà accantonata per circa 9 mesi, perché nell'estate dell'82 la priorità, se vogliamo dire così, per Cosa Nostra diventa fare fuori Carlo Alberto Dalla Chiesa, che verrà ucciso il 3 settembre dell'82, nel tentativo forse di stoppare anche la legge Rognoni La Torre, ma ad ogni strage sembra quasi che il Parlamento italiano si sia svegliato e abbia anzi accelerato nell'approvazione di alcuni procedimenti. Avverrà nell'82 con la strage dalla Chiesa e quindi l'approvazione lì a breve della famosa legge Rognoni La Torre, che introduce il reato di concorso di associazione mafiosa e il sequestro e la confisca dei beni. Avverrà con le stragi di Capace e Via D'Amelio, col 41 bis, con la Reve, con tutta una serie di provvedimenti che saranno più restrittivi per chi soprattutto in quel è già detenuto. Ci sono pagine nel libro anche molto toccanti, soprattutto quando parlano i figli di Rocco Chinnici. Non riesco neanche lontanamente a immaginare la tragedia immane di un figlio che sente questo boato sconvolgente e capisce perché il papà è appena sceso e sa che quel papà era nel mirino. C'è una pagina che mi piacerebbe che Eleonora ci leggesse, di Elvira Chinnici, che è veramente molto toccante, se mi passate questa espressione un po' abusata e saccheggiata, ma lo è. Sì, Elvira intanto è dei tre figli, è la figlia di mezzo ed è quella che dopo 30 anni non è riuscita ancora, pensate, ad elaborare il lutto, il dolore. Ovviamente ci vuole una fatica immane, una grande terapia per riuscire a farlo, perché insomma vedere dilaniato il proprio padre sotto i propri occhi, vederlo saltare in aria, potete immaginare. Però Caterina, la figlia maggiore, Giovanni, il figlio minore, ci sono riusciti attraverso un lento e faticoso percorso. Elvira ancora no, non c'è riuscita, è ancora in terapia e non partecipa ancora, per scelta di sopravvivenza proprio,
di stabilità sua psicofisica alle manifestazioni pubbliche di commemorazione del padre. Di quella tragica mattina la figlia Elvira ha un paio di immagini davanti agli occhi che non l'abbandoneranno mai. Subito dopo l'esplosione, racconta, io e mio fratello, sconvolti e straziati dalla certezza dell'accaduto, ci precipitammo giù per le scale, sotto una pioggia di calcinacci, facendoci strada tra una spessa coltre di fumo grigio, quasi nero. Io indugiai un attimo di più nell'androne, mentre Giovanni usciva subito fuori. Nell'acqua sporca che si riversava dai tubi divelti, vidi una gamba, anzi quel che rimaneva di una gamba, con una scarpa. Mi sentii impazzire, ma poi trassi un sospiro di sollievo, frazioni di attimi, volevo ancora sperare. Dicevo a me stessa, questa non è la gamba di papà, lui ha il piede più lungo. Corsi fuori e lo vidi subito, lì, a terra, con mezzo viso assolutamente distrutto e l'altra metà sempre così bella. Sperando nell'impossibile per un momento, mi rivolsi a lui guardandolo intensamente. Dai papà, respira, respira, resta vivo, anche così. Per me sarai sempre il padre più bello del mondo. Ma il suo respiro era già fuggito via. Poco dopo il suo volto sfigurato fu ricoperto con pietà da un lenzuolo bianco. Quel giorno per me finì tutto, finita la mia vita, finita la mia gioia di vivere. Per quanto mi sia impegnata, mai più sono riuscita a ritrovare un poco di serenità. La morte di mio padre, la consapevolezza del suo sacrificio e la certezza che lui sia stato offerto ai suoi carnefici insieme ad altri poveri innocenti mi ha tolto il sonno. Le mie notti sono un incubo e quando mio padre mi sorride, il suo ormai è un sorriso triste. Ancora oggi, dopo tanto tempo, non riesco a portare fuori dalla mia anima il dolore. Un dolore profondissimo che cerco di difendere, di contenere dentro di me. Sono veramente parole molto forti. Quanti anni aveva Rocco Elvira? Ghinici, Elvira aveva 24 anni. Quindi era già abbastanza grande per capire. Sì, Giovanni ne aveva 19. Caterina era più grande, però non viveva più in famiglia perché si era sposata da poco. Cosa fa oggi Elvira? Come Elvira è medico. È un medico. Sì, è un medico. Giovanni si è pensionato un anno fa, ma è stato, usufruendo di una legge siciliana regionale per i parenti e le vittime di mafia, ma è stato dirigente di un ufficio legale, dell'ufficio legale di un istituto di credito. Beh, insomma, e ricordiamo. Tra l'altro devo dire, Leonora, che l'hai anche interpretata, non l'hai solo letta. Ma guarda, io ti posso dire... Sei stata capace anche di interpretarla, il che non... Non è affatto semplice. Grazie, abbiamo cercato prima di tutto di scrivere questo libro con il cuore, non so se ci siamo riusciti a comunicare queste emozioni veramente che ci hanno turbato. Grazie veramente per come l'hai interpretata. Fabio, ci avviamo alle battute conclusive. Si fa sempre fatica poi, quando si scrive un libro, presentarlo in una grande piazza come Trame Festival qui a Lamezia Terme, con tanti giovani che assistono e che non hanno vissuto quell'epoca, per fortuna loro. Io lo dico perché ero un ventenne a quel tempo e mi è rimasta addosso tutta l'angoscia di quel periodo, ma per noi che insomma l'abbiamo in qualche modo vissuta sulla nostra pelle, a questi giovani, ai nostri figli oggi, no? Che cosa possiamo lasciare in eredità? Perché è troppo semplicistico e forse riduttivo dire leggete il libro e studiate la storia, studiate attraverso Rocco Chinnici. C'è qualcosa che si può offrire loro in più e di meglio? Certamente la storia di Chinnici è una storia triste di questo paese, perché appunto una serie di depistaggi, di gialli, apro una parentesi, 3 giorni prima della strage, il 26 luglio del 1983, un libanese, Bugh Belghassan, trafficante di droghe d'armi, telefona all'allora capo della Criminal Pol, con il quale era già in contatto da tempo. Era un confidente questo Bugh Belghassan. E gli dice, è arrivato il tritolo, verrà utilizzata un'autobomba, non fa il nome di Chinnici. Si parla solamente di personaggi in prima linea nella lotta alla mafia.
le uniche due persone avvisate saranno Giovanni Falcone e il prefetto De Francesco, che aveva preso il posto dalla Chiesa. A Chinnici non verrà detto assolutamente nulla. Anzi, alcuni mesi prima era stato pure levato il suo presidio dei carabinieri sotto casa, il presidio notturno, che sarebbe stato sicuramente decisivo, perché l'auto con a bordo il tritolo viene posteggiata alcune ore prima delle 8.05 del 29 luglio, verrà posteggiata proprio da Giovanni Brusca. Gli appelli di Chinnici in quel periodo restano pure inascoltati. Il titolo "Così non si può vivere" nasce da uno sfogo di Chinnici un anno e mezzo prima al Consiglio Superiore della Magistratura, dove viene chiamato per parlare dell'uccisione del procuratore Costa, e lui si lascia andare a questo sfogo, dice: io sono solo, non ho uomini, non ho mezzi. All'ufficio istruzione sono solamente 2 o 3 i magistrati sui quali posso contare per assegnare processi di mafia. Rimase un appello inascoltato. Quindi questo era il clima nel quale si viveva, e quindi è sicuramente una storia triste, però il messaggio che noi abbiamo voluto lanciare alle giovani generazioni col libro è quello di un messaggio di speranza, e quel messaggio di speranza che in fondo anche Chinnici, andando nelle scuole in quel periodo, voleva lanciare, cioè parlare alle giovani generazioni, a chi domani sarà la futura classe dirigente, a chi domani potrà magari essere seduto da questo lato e dire: c'era una volta la mafia. Certamente l'importanza della cultura, del leggere i libri, del moltiplicarsi delle trasmissioni informative, non di gossip, ma informative che vadano a vedere cosa c'è al di là del fatto di cronaca e come si possa cambiare questo paese, sono importanti. Le giovani generazioni devono raccogliere il testimone che è stato passato da questi magistrati che hanno sacrificato la propria vita sapendo che sarebbe arrivato il loro momento. Cioè, per Chinnici sarebbe stato facilmente e sarebbe stato molto più facile decidere a un certo punto, dopo le diverse minacce di morte, sopravvivere in quel clima, in quel periodo particolare, in un palazzo nel quale, come abbiamo sentito, i suoi superiori lo delegittimavano e lo deridevano. Decise di non fare questo, non perché era un eroe, ma perché aveva deciso, nel momento in cui aveva scelto di fare il magistrato, di lavorare per un paese diverso, per un paese più bello, e restituire quella terra di Sicilia ai propri figli e ai propri nipoti. C'è una in un'intervista che Felice Cavallaro, che domani sarà qui, fatta qualche giorno prima a Chinnici, Cavallaro che abitava tra l'altro era dirimpettaio di Chinnici. Capitava che la domenica mattina, cioè, nelle costruzioni di Palermo di quegli anni, i balconi erano a giro, per cui la domenica mattina, l'unico giorno in cui Chinnici era più libero e aveva anche la passione del verde, delle piante, sul balcone Chinnici e Cavallaro si incontravano. E a un certo punto, un giorno, Cavallaro chiese: dottore Chinnici, ma a lei chi glielo fa fare? E allora Chinnici, rivolto verso il balcone accanto, dove abitava il fratello di Felice, dice: lo faccio per Marco, lo faccio per quel ragazzo, che poi era appunto il nipote di Felice. Ecco perché lo faceva Chinnici, ed ecco perché comunque i giovani d'oggi devono raccogliere questo testimone. Grazie Fabio. Allora, in conclusione, se qualcuno tra il pubblico avesse una curiosità, volesse rivolgere una domanda agli autori, vedo che c'è già un collega, prego, se gli fate arrivare, ragazzi, il microfono per cortesia. Una curiosità che nasce dalla riflessione, siete magistrati, giusto? No. Da due colleghi, ma secondo il vostro punto di vista, cioè di voi avete riportato nei vostri libri, nel vostro libro, il diario di Chinnici, e avete sottolineato un aspetto molto importante, cioè dire, lui aveva appuntato che il capo della Procura Generale gli aveva consigliato, ecco, ma secondo il vostro punto di vista, In quel sistema giudiziario, che tra virgolette può essere anche un fattore esterno che ha determinato eventualmente
la morte. Ma è cambiato qualcosa? O negli ambienti giudiziari continua ad esserci quell'andamento di depistaggio e di condizionamento che a volte portano le indagini in una, verso una parte più che in un'altra? Di sonnolenza. Chinnici al Consiglio Superiore della Magistratura si sfogava proprio con quella frase, come diceva Fabio, che poi è stato ripreso nel titolo, Così non si può vivere, e parlava proprio di un palazzo sonnolento, denunciava la sonnolenza di questo palazzo dei veleni e dei corvi. Ma oggi forse, che dici Fabio, un po' di sonnolenza ancora? Il sottotitolo del libro è La storia mai raccontata del giudice che sfidò gli intoccabili. Io credo che ancora oggi gli intoccabili ci siano, saranno meno rispetto agli anni passati, ma ci sono, e la difficoltà è i bastoni fra le ruote che sta avendo in questo momento in particolare il sostituto Nino Di Matteo nel processo per la trattativa Stato-mafia, ci dimostrano che ancora qualche meccanismo che forse non gira all'unisono con quello che dovrebbe essere il paese stato ancora c'è. Grazie Fabio. Altre curiosità? C'è un signore che, prego, si avvicini. Qualcuno che allunghi il microfono, per favore. Grazie. Buonasera. Senta, io volevo fare una domanda a entrambi gli autori. Non so se questo aspetto, magari, visto che dire che la figura di Lungo è stata magari trascurata sia dall'iconografia letteraria che anche magari dall'iconografia delle fiction, dei film. Io anche da tempo mi curo molto l'aspetto della, ecco, più che altro cinematografico, mi piace molto guardare delle fiction, di come viene trattato l'argomento mafia, di come viene trattato la Drangheta. E in rapporto a Rocco ha un film molto vecchio del 1985, Pizza Connection, del maestro Damiani. Credo che forse proprio la figura di quel giudice che veniva tratteggiata, la figura aveva il nome di un giudice, Santa Lucia sembra che fosse, corrispondesse invece proprio alla figura di Rocco Chinnici, secondo me, perché da quello che ho sentito qui stasera, da quello che bene o male conosco un pochettino, credo che la figura di quel giudice, fatto tra l'altro nel film saltare in aria con un autobomba, siamo nell'85 quando ancora siamo, cioè, lontani, dove forse c'era il primo Buscetta, le prime rivelazioni, la Cosa Nostra che tutti conosciamo era ben lontana dall'essere tratteggiata. Secondo me forse, ecco, vorrei chiedere a voi autori, questo forse già allora e nel corso del tempo, perché magari si è voluto insistere ulteriormente a valorizzare anche figure questa in questo modo? In un modo, ecco, che magari fosse anche più di richiamo per l'iconografia generale, che magari forse letterariamente si sente di meno, ma visivamente può colpire di più. Io dico solo una cosa, faccio riferimento ad un film molto più recente che avremo il piacere di vedere, anzi nel nostro caso di rivedere stasera, il film di Piff. Piff ci ha detto privatamente, ma lo ha fatto anche pubblicamente, di essersi ispirato al nostro libro per tratteggiare la figura di Rocco Chinnici, che appare nel film proprio come un giudice papà, cioè che si mette a parlare con dedica tempo ai bambini sotto casa che sono accanto al suo portone. Quindi insomma ci ha fatto molto piacere questo, però di solito sì, in effetti non compare quasi mai nelle fiction televisive. In una mi sembra che gli venga attribuita una forma di turpiloquio che a lui era assolutamente strana, infatti i figli sono molto arrabbiati di questo, però per il resto insomma quasi nulla, pochissime apparizioni. Sono scelte che magari fanno le case di produzione, per cui essendo Chinnici un personaggio ai più sconosciuto è più difficile magari riuscire a fare passare, avere un finanziamento per un film di questo genere. E speriamo che, visto che nell'ultimo anno comunque la figura Chinnici, sia per il trentennale, per il nostro libro, per il libro di Caterina, per il film di Piff, ci possa essere qualche casa di produzione. Però quello che effettivamente il riferimento che ha fatto il signore a Pizza Connection, anche a me adesso fa
ricorda qualcosa che non era espressamente riferito a Chinnici, però lo scenario creato ricordava, rievocava molto quell'ambientazione della strage di via Pipitone Federico. Va bene, allora in chiusura io, nel ringraziarvi per averci ascoltato fin qui, mi permetto di dire, come in tutte le presentazioni quando siamo in chiusura, di leggere questo libro, perché non è soltanto una lettura molto scorrevole, veloce, appassionante, ma è anche storia, una storia che tutti noi che viviamo in questo paese, soprattutto i giovani, dovrebbero conoscere. E permettetemi di rivolgere un plauso all'editore Castelvecchi, che ha avuto, posso dirlo, il coraggio anche di pubblicarlo, perché pubblicare un libro di un giudice morto 30 anni fa, insomma, tant'è che non l'hanno fatto altri, e quindi lo ha fatto la Castelvecchi. Quindi Così non si può vivere, di Fabio De Pasquale e Leonora Iannelli, editore RX Castelvecchi. Grazie a tutti per essere intervenuti. Trame continua stasera con altri appuntamenti. Grazie ancora. Grazie, buonasera. Permettetemi di dire che torno al Trame di Lamezia con grande entusiasmo dopo l'esperienza dell'anno scorso, e lo dico fuori di retorica, perché sono quelle circostanze, quelle occasioni in cui si fa della parola la diffusione più giusta. Come dicono molti sociologi, non bisogna mai, come diceva anche il grande Calvino, non bisogna mai dimenticare che attraverso la parola, attraverso la memoria e dunque la conoscenza, si costruisce una cultura. E torno con grande piacere perché mi viene data l'occasione di presentare stasera un libro che mi riporta indietro nel tempo a un periodo della mia vita professionale molto importante, e lo dico subito a introduzione, come ho raccontato ai due autori, per una di quelle singolari coincidenze ho cominciato a fare il giornalista in una settimana di luglio del 1983. Adesso non ricordo se il giorno prima o due giorni prima, fatto sta che in quella settimana ho cominciato a fare il giornalista in Sicilia, in quella settimana la mafia uccideva il giudice istruttore di Palermo, Rocco Chinnici. Ero un acerbo cronista, aveva appena cominciato, pensate, a 20 anni, la Sicilia che cominciava a scoppiettare con qualcosa che ha ricordato a tutti noi, che eravamo giovanissimi, ricordava, come poi venne scritto da diversi giornali, da diverse testate, gli scenari libanesi. Per la prima volta Cosa Nostra faceva saltare in aria un giudice con un'autobomba, aprendo una stagione di stragi veramente terrificanti. Adesso non voglio abbondare di retorica in queste circostanze. E Rocco Chinnici è stato, permettetemi di dire, di usare un'espressione forse un po' forte, è stato sdoganato con colpevole ritardo. Perché adesso sentirete e capirete, anche attraverso la lettura, se vorrete, di questo libro, che con Rocco Chinnici comincia tutto. Rocco Chinnici è non solo colui che ha inventato il pool antimafia, colui che ha creato Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ma è colui che ha avuto la prima grande intuizione per combattere Cosa Nostra. Ha capito che bisognava indagare non tanto e non solo nella cosiddetta zona grigia, in quella zona dei cosiddetti colletti bianchi, ma ha capito che per stanare Cosa Nostra bisognava andare a colpire le finanze di Cosa Nostra. Ma non voglio dilungarmi oltre, e vorrei subito, preliminarmente, che Fabio De Pasquale e Leonora Iannelli, che hanno scritto questo libro che io ho letto nonostante conoscessi in gran parte queste storie, ho letto con il gusto di chi scopriva anche l'uomo dietro a un grande giudice, ed è questa anche la forza di questo libro. Direi
con Eleonora Iannelli di cominciare proprio a cercare di tratteggiare in estrema sintesi il profilo umano del giudice Rocco Chinnici. Grazie Carmelo, innanzitutto buonasera a tutti, grazie per essere qui, grazie agli organizzatori per questo gradito invito e complimenti per la rassegna. Chi era Rocco Chinnici? Rocco Chinnici era un uomo come tanti, sicuramente non aveva l'ambizione di diventare un eroe, come d'altra parte tutte le vittime di mafia. Era un padre di famiglia che di mestiere faceva il magistrato. Era un uomo semplice che amava la modestia, che amava lavorare dietro le quinte, non amava apparire, stare in prima fila. Era un grande lavoratore, badate bene, era uno stacanovista, si alzava la mattina all'alba, si alzava alle 5, come ci hanno raccontato i figli Caterina, Elvira e Giovanni. Quindi lui prima di andare in tribunale alle 8 del mattino aveva già sulle spalle 3 ore di lavoro, chino sempre sulla sua scrivania a studiare i faldoni che scottavano. Ciononostante riusciva a trovare il tempo, a fatica, intanto per avere un rapporto con i figli che era molto particolare, con i figli e con i loro compagni, con i loro coetanei, amici di scuola e poi di università che spesso frequentavano la sua abitazione, e trovava soprattutto il tempo di andare nelle scuole e nelle università. Si badi bene, oggi per fortuna ci sono tanti magistrati che hanno proseguito l'attività di divulgazione, di prevenzione della cultura antimafia, della legalità, ma chi fu il pioniere? Oggi lo fanno tutti ed è una santa cosa, ma il pioniere fu proprio Rocco Chinnici. Anzi, per la verità, contemporaneamente l'aveva iniziato a fare un po' anche il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che però nei suoi pochissimi famosi 100 giorni palermitani, senza mezzi e senza uomini, non ebbe il tempo di continuare. Rocco Chinnici sicuramente, possiamo dire, senza retorica, fu il primo magistrato ad entrare nelle scuole e nelle università, il primo ad avere l'intuizione geniale, la lungimiranza, e ne ebbe tante, come dicevi tu, di intuizioni, e lo vedremo con calma adesso, ma ebbe lui l'intuizione di capire che la lotta contro la mafia non dovesse partire dalle aule dei tribunali, non dovesse svolgersi soltanto nelle aule dei tribunali con i procedimenti giudiziari, ma dovesse partire dai banchi di scuola. E quindi, parallelamente alla sua attività investigativa, per la quale, come vedremo, ebbe appunto tante intuizioni felici, prima di tutte quella di aver scelto i suoi più stretti e fidati collaboratori, colleghi più giovani, all'epoca sconosciuti, attenzione, Falcone e Borsellino, l'intuizione di capire che occorresse formare una squadra che si occupasse soltanto di processi contro la mafia, di istruire i processi di mafia. Il suo ufficio era quello che con il vecchio codice di procedura penale aveva il compito proprio di costruire l'impalcatura dei processi. E in embrione Rocco Chinnici, assieme a Falcone e a Borsellino, fu colui appunto che costruì l'impalcatura del primo grande maxi processo contro la mafia. Ma ebbe appunto anche questa lungimiranza di capire che doveva lui ritagliarsi il tempo necessario per andare a parlare direttamente con i ragazzi, con i coetanei dei suoi figli. A questi ragazzi lui parlava con parole semplici, senza retorica, proprio come fossero stati i suoi figli, e li metteva in guardia dal pericolo della mafia. Parlava intanto per la prima volta e pronunciava la parola mafia, che, attenzione, oggi per fortuna è nata una nuova consapevolezza sull'onda emotiva delle stragi, ci sono tante associazioni, è proliferato tutto un movimento, forse anche fin troppo, insomma, a volte c'è anche un po' di retorica, mi permetto di dire, talvolta, però è sempre utile. Ma oltre 30 anni fa,
si aveva paura di pronunciare la parola mafia, era un tabù, e c'era chi proprio ne negava l'esistenza, ma non la gente della strada, attenzione, stiamo parlando anche di magistrati, colleghi di Rocco Chinnici, di Falcone, di Borsellino, stiamo parlando di superiori, di procuratore generale. E quindi lui, senza retorica, con parole semplici, aveva il coraggio, senza belli sulla lingua, di andare a parlare con i giovani di mafia e di antimafia. Li metteva in guardia dai pericoli. In quel periodo era esplosa la seconda guerra di mafia. L'anno prima della morte di Rocco Chinnici, della strage che avvenne il 29 luglio 1983, quindi nell'82, pensate, si erano consumati 150 omicidi in un anno. Quindi le strade traboccavano di sangue. Lui li metteva in guardia dal pericolo della mafia, dal pericolo delle infiltrazioni nella pubblica amministrazione, dal pericolo delle speculazioni edilizie. Pensate che tra le tante inchieste lui si occupò anche delle speculazioni nella valle del Belice dopo la ricostruzione del terremoto e le speculazioni nella Conca d'Oro di Palermo. Li metteva in guardia soprattutto dai pericoli della droga che all'epoca dilagava a Palermo ed era diventato proprio il bubbone di Palermo. Chinnici aveva visto tanti giovani stroncati dall'eroina ed era molto turbato, molto colpito dal fenomeno dilagante della mafia, proprio perché era un papà, prima di essere un giudice era un papà e aveva paura anche per i suoi figli, e li metteva in guardia questi ragazzi e diceva sempre, ripeteva come un ritornello: c'è bisogno di cittadini responsabili, il pericolo maggiore è la rassegnazione, senza una nuova coscienza noi da soli non ce la potremo fare. Loro da soli erano proprio Chinnici, Falcone e Borsellino, i giudici del pool antimafia, che da soli, purtroppo, senza una coscienza che 30 anni fa ancora non si era sviluppata, non ce la fecero, e a distanza di 9 anni, come sapete, purtroppo condivisero lo stesso destino di morte. Grazie Eleonora. Ci sono immagini, ci sono scatti che raccontano molto, che parlano meglio di mille parole. Se voi vedeste, se non l'avete mai fatto, le foto della strage di via Pipitone Federico, sono veramente qualcosa di straziante. Eppure da giornalista mi sono sempre chiesto, e non ho mai trovato una risposta adeguata, come mai di Falcone e di Borsellino sappiamo e conosciamo tutto: le fiction televisive, i film, i mille convegni, i mille dibattiti, la letteratura sterminata. Eppure di Rocco Chinnici, che è stato il precursore di tutto, non sappiamo pressoché nulla, o meglio non sapevamo nulla, e c'è poco, ci sono poche tracce. Allora mi piacerebbe che Fabio De Pasquale mi svelasse, mi raccontasse i retroscena che hanno portato a questo libro. Perché 30 anni dopo addirittura, come mai nessuno si è mai posto la necessità di parlare, di far conoscere alle nuove generazioni Rocco Chinnici? Sì, il libro nasce proprio per questo, per fare memoria, e nasce proprio su proposta della famiglia, in particolare della figlia Caterina, magistrato come il padre, che nel giugno del 2011, quindi 2 anni prima dell'anniversario del trentennale, ci propone di scrivere questo libro. E ci propone di scrivere questo libro perché proprio su Chinnici non c'è alcuna bibliografia. Noi abbiamo fatto quasi 2 anni di ricerche per scrivere questo libro, ed è stato difficile perché anche sui giornali dell'epoca, molto attenti alle stragi di mafia, Chinnici appariva poco. Cioè Chinnici preferiva apparire sui giornali non per quello che diceva, come quotidianamente oggi molto spesso accade, ma per quello che faceva, e soprattutto faceva parlare le inchieste. È stato difficile perché appunto per Falcone e Borsellino, forse anche perché le stragi avvennero quasi 10 anni dopo, quindi c'era maggiore attenzione da parte dei media, già andavamo su strumenti multimediali per cui anche riuscire a tramandare a distanza di 20 anni anziché di 30 quello che era avvenuto era più semplice, ma anche l'approccio della società civile. A Palermo tenete conto che negli anni 80, quando avviene la strage Chinnici, non c'era grande attenzione da parte dei cittadini.
I 150 morti a cui faceva riferimento Eleonora erano soprattutto personaggi della malavita, e a Palermo sapete come si diceva in quel periodo: ma finché si ammazzano di loro, a noi cosa importa? Avveniva questo, il disinteresse, fin quando con la seconda guerra di mafia, quella che scoppia a cavallo degli anni 70 e 80, quindi la scalata al potere mafioso da parte di Riina e Provenzano, non si cambiano obiettivo e arrivano i grandi delitti eccellenti. Arrivano i delitti eccellenti di Boris Giuliano, il capo della Mobile, reo di avere sequestrato all'aeroporto di Palermo delle valigie piene di dollari che testimoniavano e dimostravano il narcotraffico con l'America dell'eroina. Muoiono personaggi come il presidente della regione Mattarella, il 6 gennaio dell'80, come il procuratore capo di Palermo Costa nell'agosto dell'80, il predecessore di Chinnici, Terranova, il generale Dalla Chiesa, il segretario regionale del Partito Comunista, una vera e propria carneficina con personaggi di un certo livello istituzionale, cosa mai accaduta in nessun'altra parte del paese. Perché Chinnici no e Falcone e Borsellino sì? È quello che si è chiesto e ci ha detto anche Nino Di Matteo, l'attuale pubblico ministero del processo sulla trattativa Stato-mafia, nonché pubblico ministero del Chinnici bis, il secondo processo che porterà solamente a 20 anni dalla strage alla condanna di mandanti esecutori dell'uccisione di Chinnici. Purtroppo esistono giudici di serie A e di serie B, nel senso che nella memoria Falcone e Borsellino sono ricordati, mentre Chinnici, senza il quale forse non ci sarebbero stati Falcone e Borsellino, perché è proprio lui che li chiama accanto a sé nel momento in cui sono due giovani e sconosciuti magistrati. Falcone che proviene dopo un'esperienza a Trapani dalla sezione fallimentare e Borsellino che proviene dal settore civile, evidentemente però già ben conosciuti da Falcone, che li chiama nel suo ufficio insieme a Peppino Di Lello, che poi oggi è l'unico sopravvissuto di quel primo pool antimafia. Inizia quello che oggi è molto semplice, la condivisione delle indagini, dei fascicoli, e questa lungimiranza di Chinnici nasce anche, ce lo rivela un giornalista e un cronista di Nera di quel periodo, Enzo Raffaele, che all'epoca scriveva per il giornale L'Ora, quasi per che Falcone e Borsellino si trovano, lavorando su due processi diversi, su due avvenimenti diversi, arrivare allo stesso punto, per cui dice: ma che facciamo? Lavoriamo sulla stessa cosa, quasi ci accavalliamo. Allora utilizziamo la squadra, fare squadra, ecco il concetto di Chinnici. Fare squadra, condividere i fascicoli in un periodo in cui non esistevano assolutamente pentiti di mafia. Il primo pentito di mafia è Tommaso Buscetta e si pentirà solamente nell'84 dopo la morte di Chinnici. In quel momento a fare le indagini sul campo erano poliziotti e carabinieri, che in quegli anni muoiono veramente in numero pauroso, straordinario. L'anno prima della strage Chinnici firma la sua condanna a morte, e la firma quando firma centinaia di mandati di cattura a seguito del famoso fascicolo Michele Greco, il cosiddetto papa della mafia, più 161. Quello è la prima fotografia di quella che era Cosa Nostra a Palermo in quegli anni. Il primo rapporto investigativo fatto assieme da polizia e carabinieri, che ricostruisce qual è l'organigramma fatto attraverso il lavoro sul campo, appunto perché non c'erano, c'erano pentiti. In quel momento questo sarà quello che poi è l'embrione del maxi processo, che inizierà solamente nel febbraio dell'86 per concludersi nel dicembre dell'anno successivo con la condanna di centinaia di capi di Cosa Nostra, e finalmente nel gennaio del 92 la Cassazione confermerà il passaggio in giudicato della sentenza, che poi porterà all'uccisione di Lima dopo, alle stragi di Falcone e Borsellino e a quello che attualmente è oggetto del processo trattativa Stato-mafia, quindi tutto quell'elenco di politici di cui ci parlava ieri sera Marco Travaglio nel suo intervento, che per evitare
di essere uccisi anche loro, iniziano questa trattativa tra lo Stato e la mafia, e quindi per fare fermare successivamente anche le stragi che dopo Capaci e Via D'Amelio continueranno con Milano, Roma e Firenze. Grazie Fabio. Dicevi prima, accennavi a Nino Di Matteo, peraltro Nino Di Matteo nel libro dice una cosa molto interessante che bisogna rimarcare, che con il delitto Chinnici, la strage Chinnici, per la prima volta emerge con nettezza una matrice non esclusivamente mafiosa. Non sono mai stati condannati per questo delitto, perché nel frattempo sono deceduti, uno morto per una malattia, l'altro ucciso, ma tutto lascia supporre che l'eliminazione del giudice Chinnici sia stata anche, come dire, sollecitata in qualche modo dai famosi cugini Nino e Ignazio Salvo, i grandi esattori siciliani. Adesso mi piace leggervi le prime cinque righe di questo libro, perché sono una folgorazione letteraria, almeno su di me hanno avuto questo effetto. Io l'ho aperto questo libro pensando di trovarmi di fronte a un saggio che ripercorresse attraverso un'inchiesta di natura giornalistico-giudiziaria le vicende legate a Rocco Chinnici, ma in realtà, come ho detto nell'introduzione, basta leggere queste poche righe per rendersi conto di quanta umanità affiora. E cioè, comincia tra virgolette e dice: picciribri, insomma non siamo tanto distanti alla Sicilia, qui avete capito, picciribri sono i bambini, i piccoli, no? Picciribri, in Sicilia, terra di mafia, si può morire in tanti modi, oltre che nel proprio letto. Freddati a colpi di pistola o crivellati da un Kalashnikov, incaprettati nel portabagagli di un'auto o stroncati da un'overdose, talvolta spariti nel nulla, vittima della lupara bianca. Attenzione. Ma avanti che ammazzano a mia, ne stinnicchio io una para. Prima che ammazzino me, ne stendo io un paio. Sapete chi parla? Proprio Rocco Chinnici, che scherzava con queste parole con i figli. Quindi vi hanno aperto un po' il diario intimo e segreto del giudice papà, come veniva ribattezzato. Adesso vorrei che Leonora ci tratteggiasse un po' meglio il profilo di quest'uomo e ci svelasse che forse il libro non doveva essere chiamato così, no? Sì, infatti, è il titolo provvisorio, il primo che avevamo concepito io e Fabio, che tra parentesi siamo due colleghi ma siamo anche marito e moglie, e quindi abbiamo scritto questo libro pensando di avere come lettori ideali gli adulti, ma anche i ragazzi e magari proprio i nostri figli, e quindi con uno scopo anche divulgativo. Il nostro titolo, concepito proprio da noi con il cuore, era proprio Il giudice papà, perché parlando con i figli, che sono stati insomma il nostro punto di partenza di questo lavoro, e poi con chi lo conobbe, con chi lavorò con lui, investigatori, giudici, Peppino Di Lello, che faceva parte del pool, che è considerato l'unico sopravvissuto, Peppino Ayala, che all'epoca era in procura, lo stesso Pietro Grasso, che allora era un giovane magistrato della procura. Quindi da questi racconti, a queste testimonianze che abbiamo raccolto, abbiamo intervistato credo una trentina di persone, anche i cronisti dell'epoca, avvocati, investigatori dei carabinieri, della squadra mobile, della squadra omicidi, è emersa proprio questa figura di grande statura dal punto di vista sicuramente prettamente della tecnica giudiziaria, investigativa, eccetera, eccetera, ma di grande statura umana. Cioè ci ha colpito proprio tanto, e quindi abbiamo pensato di cercare nel nostro piccolo, con questo modesto contributo, diciamo, di restituire dignità storica ad una figura che ci è sembrato proprio fosse rimasta nell'ombra, e gli stessi figli, per la verità, che ci hanno aperto l'intimo archivio della loro memoria familiare, che hanno creduto in noi, che hanno avuto fiducia in noi, ci hanno anche confessato questo grande dispiacere, questa amarezza che coltivavano da 30 anni.
Loro hanno sempre avuto molto riservo anche nel parlare, nel rilasciare dichiarazioni, un po' per carattere, quindi ne hanno preso sicuramente dal padre in questo, che come abbiamo detto amava lavorare dietro le quinte, non apparire troppo, ma anche probabilmente per il lungo processo che fu un po' una tela di Penelope, che durò 20 anni, fu itinerante in 5 città diverse, e quindi durante questo lungo processo loro, così per scelta familiare, preferirono non rilasciare dichiarazioni, non raccontare la storia. Però comunque, soprattutto negli ultimi anni, quando questo movimento antimafia, queste coscienze si sono affermate in Sicilia e non solo, per fortuna c'è stato questo risveglio, hanno visto che si parlava tanto, giustamente, in modo legittimo, di Falcone, di Borsellino, di altre vittime di mafia, ma che invece di Rocco Chinnici, come di altre vittime, attenzione, pensiamo ad un amico di Rocco Chinnici, il procuratore Gaetano Costa, ucciso nel 1980. Pensiamo per esempio ad un altro giudice sconosciuto, noi stessi, io stessa personalmente non ne avevo mai sentito quasi parlare, Antonio Saetta, fu ucciso perché era presidente di corte assise d'appello e osò condannare i presunti mandanti e esecutori della strage Chinnici. Il processo Chinnici, attenzione, un po' come tutti i grandi processi di mafia, purtroppo anche questo non si sottrae, diciamo, è costellato, intanto lunghissimo, infinito, e ancora oggi possiamo dire che presenta degli aspetti oscuri, inquietanti, dei buchi neri di cui magari adesso parleremo. E poi ho perso il filo, scusate. Comunque, hai accennato anche al percorso del processo Chinnici, e mi veniva in mente anche le implicazioni con tutti i depistaggi, i misteri. Ecco, esatto. Il libro è proprio appassionante anche per questo, nella sua drammaticità. Sì. No? Volevo fare riferimento ai colpi di spugna della Cassazione, cioè a un certo punto, ecco, il riferimento era al giudice sconosciuto, quasi Antonio Saetta, ucciso con un suo figlio pure. Stefano. Sì, esattamente, perché aveva osato condannare i mandanti e gli esecutori della strage Chinnici, e quindi ci furono in questo processo delle condanne, direi giuste, esemplari, in primo e secondo grado, e poi in Cassazione colpi di spugna clamorosi. Mi viene in mente un nome per tutti, il giudice Carnevale. L'ammazza sentenze, infatti. Attraverso questa ricerca che avete fatto, molto documentata, avete scoperto una cosa che è uno scoop sostanzialmente, no? È il capitolo che riguarda il giallo del fascicolo sparito. Una questione veramente che per me, giornalista, che non conoscevo assolutamente, lascia veramente esterrefatti. Vogliamo svelare che cosa si cela dietro la storia di questo fascicolo sparito, Fabio? Sì, è sicuramente inquietante e, diciamo, c'entra anche la Calabria. Tutto nasce nel dicembre dell'88, quando la Corte d'Assise d'Appello, alla quale nel frattempo il processo era arrivato appunto dopo una serie di annullamenti da parte della Cassazione, in maniera inattesa e assurda, assolve Michele Greco e altri imputati dall'essere i mandanti di questa strage. A distanza di qualche anno, alcuni pentiti dichiareranno che quel processo fu aggiustato, che il presidente di quella corte d'assise d'appello, il giudice del recupero, per arrivare a una sentenza di non colpevolezza, pretese una tangente di 200 milioni. A seguito delle dichiarazioni di questi pentiti, la procura di Reggio Calabria, competente ad indagare sui magistrati di Messina, spedisce nell'agosto del 95 ben 7 avvisi di garanzia a un ex presidente della regione siciliana, a un ex ministro, a un avvocato e parlamentare della provincia di Catania e ad altri piccoli malavitosi. Successivamente le indagini della procura di Reggio Calabria portano il fascicolo a essere diviso in due. Per alcuni viene chiesto il rinvio a giudizio, tra cui questo giudice messinese. Per gli altri cinque l'archiviazione. In entrambi i fascicoli però sia il GIP che il GUP si dichiarano incompetenti, dicendo che l'input a pagare questa tangente parte da Palermo, da Cosa Nostra, quindi il reato di
concorso esterno di associazione mafiosa che veniva contestato di corruzione, è stato commesso a Palermo e non a Messina. Per cui la procura di Reggio Calabria prende due fascicoli e li manda alla procura di Palermo, che diventa quella competente. Questo nel 1998. Il fascicolo con il quale veniva chiesta l'archiviazione, una volta arrivata a Palermo, la procura lo iscrive a ruolo, indaga qualche settimana, chiede l'archiviazione e il processo finisce, tutto archiviato. Degli altri due imputati, il giudice recupero quest'altro componente di Cosa Nostra palermitana, resta in un cassetto per 15 anni, dal 1998 all'aprile del 2013, quando possiamo dire che lo ritroviamo noi. E perché lo ritroviamo noi? Perché non riusciamo a trovare traccia né all'interno del l'ANCI e l'agenzia ANSA, la più grande agenzia giornalistica italiana, di come sia finito questo processo, sia neanche negli archivi della Gazzetta del Sud, che essendo un giornale calabrese, siculo calabrese, avrebbe dovuto dare contezza. Per cui recuperiamo la sentenza di incompetenza editoriale al Tribunale Reggio Calabria, andiamo alla Procura di Palermo e scopriamo che questo fascicolo è rimasto per 15 anni. Si riapre solamente nell'aprile del 2013, il fascicolo è stato assegnato al procuratore aggiunto Vittorio Teresi, ma il giallo, la beffa qual è? Che nel frattempo il magistrato coinvolto, chiamato in causa dai pentiti, che non vuol dire che fosse colpevole, però dico non potrà più essere giudicato, quindi né assolto né condannato, perché nel frattempo è morto. La Procura di Palermo sta andando anche oltre per capire se questo fascicolo è scomparso per qualche modo e chi lo ha fatto scomparire. E l'inchiesta è ancora in evoluzione. Una delle particolarità di questo libro è il fatto che contiene il diario, ma vero e proprio, di Rocco Chinnici. Rocco Chinnici era uno che appuntava minuziosamente tutto quello che gli capitava durante la giornata lavorativa. Chiunque entrasse nel suo ufficio per chiedergli qualunque cosa, se lui avvertiva nell'aria qualcosa che non gli, come si dice, che non lo, che alimentava qualche dubbio, qualche sospetto, lui lo annotava nella sua agenda. Vedete, c'è proprio la trascrizione delle pagine del suo diario, e ci sono delle cose anche abbastanza inquietanti se lette distrattamente, se non si conosce la storia, perché già a quei tempi c'erano quelli che venivano, sono stati poi ribattezzati cosiddetti corvi di palazzo. Una lettera anonima, per esempio, tentava di mettere Chinnici contro Giovanni Falcone, no? Cosa che lui appuntava. Ma in qualche passaggio c'è qualche osservazione di Chinnici che si presta a qualche equivoco anche nei confronti di Falcone. Vogliamo chiarire questo aspetto, Eleonora? Sì, intanto, come dicevi tu, noi pubblichiamo in appendice per la prima volta il testo autografo, scritto quindi di pugno da Rocco Chinnici. Diario di Rocco Chinnici, questo sì, ritrovato, diversamente dalla famosa agenda rossa di Borsellino di cui si parla tanto. Fu ritrovato subito dopo la strage, a seguito di una perquisizione della polizia, che naturalmente mise a soqquadro l'ufficio di Chinnici in tribunale e lo studio a casa. Che cos'era materialmente questo diario? Era una vecchia agenda che sulla quale Chinnici iniziò a prendere appunti 3 anni prima della strage, quindi nel 1980. All'inizio degli appunti così presi saltuariamente, degli appunti molto tecnici, probabilmente per ricordare gli appuntamenti, le udienze, qualche procedimento in particolare, poi via via gli scritti si infittiscono, diventano più concitati e diventano davvero inquietanti. Ci sono tanti passaggi che veramente colpiscono e che sono emblematici, possiamo dire sicuramente, di quello che fu l'isolamento, la condizione di isolamento, di delegittimazione
subita da Chinnici, ad opera di alcuni suoi colleghi e ad opera dei suoi, anche di alcuni superiori. C'è un passaggio proprio davvero inquietante, dicevamo, in cui un suo superiore, procuratore generale Giovanni Pizzillo, a un certo punto lo chiama e lo rimprovera duramente, aspramente, perché lui, capo dell'ufficio istruzione, assieme ai suoi collaboratori Falcone e Borsellino, si è permesso di aprire indagini, di avviare indagini, mettere il naso sui conti correnti, sui patrimoni della ricca borghesia, appunto, il riferimento è ovvio, in particolar modo ai cugini Nino e Ignazio Salvo, i ricchi esattori di Salemi, soprannominati viceré di Sicilia, a mettere il naso quindi sui colletti bianchi. Perché lui, oltre alla mafia militare, si sta occupando dei colletti bianchi? Perché lui, assieme a Falcone e Borsellino, sta rovinando con le sue indagini, con la Guardia di Finanza, sta rovinando, badate bene, l'economia siciliana. Quindi stiamo parlando di un suo diretto superiore che, piuttosto che sostenerlo, supportarlo, difenderlo, potenziare le misure di sicurezza, lo deride, lo intimidisce, lo delegittima. Cos'altro possiamo dire? C'è una frase sua che scrive proprio nel diario, tra il 24 e il 25 novembre dell'80. Questo è veramente inquietante, no? Il suo capo che gli dice di caricare di processi semplici Giovanni Falcone, esatto, in maniera che cerchi di scoprire nulla, perché i giudici istruttori non hanno mai scoperto nulla. Ora, se già questo scriveva, esatto, Chinnici all'80, io non oso immaginare cosa ci fosse contenuto nell'agenda famosa di Paolo Borsellino. Esattamente, no? Lo possiamo intuire, lo possiamo immaginare. Insomma, voleva il suo superiore che loro si occupassero di processi su ladri di galline, in parole povere. Io credo, come diceva prima Fabio, che probabilmente la mancanza di una adeguata copertura di natura letteraria, ma anche di natura comunque in generale giornalistica, sulla figura di Rocco Chinnici sia semplicemente dovuta a una questione di tempistica. Cioè, Chinnici salta in aria in un momento storico in cui non è ancora piombato sulla scena Tommaso Buscetta. Non dico che di mafia non se ne parlasse ancora, ma certamente non c'era nelle coscienze quella mobilitazione così forte che avvenne dopo con le stragi di Falcone e di via D'Amelio di Borsellino. E soprattutto non c'era un'attenzione mediatica come c'è oggi. Cioè, proviamo a immaginare, per assurdo, che una strage come quella di via Pipitone e Federico, se accadesse oggi, con tutte le trasmissioni televisive che ci sono, no? Cioè, adesso con Yara Gambirasio stiamo tutti vedendo, no, che addirittura ci sono trasmissioni che dovevano andare in vacanza, come Matrix, ma che è stata allungata su Canale 5 a luglio, proprio perché c'è questo grande fermento attorno a questo dibattito. Quindi probabilmente Chinnici paga, tra virgolette, una collocazione temporale ancora un po' difficile da un punto di vista della divulgazione della coscienza di una cultura antimafiosa. Lungo questo percorso, secondo te, Fabio, è stato fatto molto o c'è ancora molto da fare? Perché ho letto nel vostro libro che dopo la strage di via Pipitone Federico ci furono i ragazzi, i primi studenti universitari, qualcuno anche diventerà poi magistrato, che cominciarono una forma di ribellione che non ebbe l'eco che poi hanno avuto le varie associazioni culturali antimafiose, no? Allora, certamente qualcosa è cambiato, non c'è più, come poi ci dice anche il procuratore di Palermo Messineo in un capitolo del libro, la potenza militare della mafia di quel periodo. La mafia ha cambiato però abito, con il vestito in doppio petto, con il colletto bianco. E dove c'è denaro, dove c'è business, ancora oggi purtroppo c'è mafia o criminalità organizzata, mafie in senso lato, così come le ultime inchieste su Expo o su altri avvenimenti particolari dove comunque c'è un flusso di denaro, emergono reati di corruzione legati alla criminalità. Certamente anche oltre al periodo, anche il 29 luglio, cioè essere ammazzati il 29 luglio in una giornata caldissima,
diventa pure difficile ricordarlo. Nelle varie commemorazioni che ogni anno il 29 luglio ci sono in via Vitone Federico con la deposizione della corona di fiori, si vedono solo i carabinieri e i familiari. E chi in quel momento rappresenta il potere istituzionale, il sindaco, il presidente della provincia o della regione, ma solamente perché sei obbligato ad andarci. Cioè non è sentita questa cosa, anche l'anno scorso, è vero che era il trentennale per cui vennero due o tre ministri, però manca quella che è la società civile. Cosa diversa, perché forse in un periodo diverso, forse perché comunque nel corso di tutti questi anni anche la famiglia l'ha affrontato in maniera più riservata, con Falcone e Borsellino, cioè le navi della legalità, per cui c'è un attivismo che magari è nato da un coinvolgimento e da un'esperienza. Delle scuole anche. Delle scuole, dico, a luglio non ci sono le scuole, chi ci porti in via Pipitone Federico? Quindi anche i figli ci dicevano questo, dice la sfortuna di papà è stata quella anche di essere ammazzati il 29 luglio, che diventa un problema anche ricordarlo, cioè non puoi fare un coinvolgimento di scuole perché in quel periodo gli studenti sono in vacanza, ma anche la maggior parte delle persone. Io volevo ritornare invece a fare un passo indietro ai cugini Salvo, perché è importante un altro aspetto: entrambi vengono uccisi prima che possano poi alla fine essere, uno ucciso, uno nel 86 in morte naturale, nel 92 ucciso. Dal processo bis, quello che poi porterà alla condanna di mandanti ed esecutori, che nasce grazie alle dichiarazioni di Giovanni Brusca, emerge proprio il ruolo dei Salvo. Addirittura i Salvo, che in quel momento erano gli unici in Sicilia ad avere l'auto blindata, tenete conto che prestavano la propria auto blindata alla questura e alla prefettura quando c'erano da scortare personaggi che arrivavano in Sicilia e avevano bisogno di sicurezza, perché non c'erano così tante auto blindate come avviene oggi. Salvo accompagnò sulla propria auto blindata Brusca a fare un sopralluogo a Salemi, perché il primo progetto di attentato per uccidere Chinnici si doveva svolgere a Salemi, dove Chinnici aveva una villetta dove trascorreva le ferie estive e i cugini Salvo là vicino avevano il loro impero, essendo originari di Salemi. Quindi immaginatevi questa scena: l'alto esattore che è a bordo dell'auto blindata accompagna il mafioso come Giovanni Brusca per fargli vedere dove è la villa di Chinnici e dove va ucciso. Cioè deve essere una scena veramente particolare e inquietante. Il primo progetto d'attentato era quello di utilizzare la tecnica di quel periodo, il Kalashnikov. Per fare le prove di sfondamento dell'auto blindata, quindi del vetro dell'auto blindata sulla quale camminava Chinnici, i Salvo prestano a Brusca l'auto blindata per provare il Kalashnikov e vedere se la potenza di fuoco sfondava il vetro di un'auto blindata qualsiasi, per farvi capire qual era la volontà da parte dei cugini Salvo di levare a tutti i costi di mezzo Chinnici. C'è una frase che viene riportata proprio da Brusca al termine di questo summit nel quale si decide che Chinnici deve essere ucciso, in cui Salvo dice a chi stucciamo a rompere i corna. Cioè, lì viene sancita la condanna a morte di Chinnici, che verrà accantonata per circa 9 mesi, perché nell'estate dell'82 la priorità, se vogliamo dire così, per Cosa Nostra diventa fare fuori Carlo Alberto Dalla Chiesa, che verrà ucciso il 3 settembre dell'82, nel tentativo forse di stoppare anche la legge Rognoni La Torre, ma ad ogni strage sembra quasi che il Parlamento italiano si sia svegliato e abbia anzi accelerato nell'approvazione di alcuni procedimenti. Avverrà nell'82 con la strage dalla Chiesa e quindi l'approvazione lì a breve della famosa legge Rognoni La Torre, che introduce il reato di concorso di associazione mafiosa e il sequestro e la confisca dei beni. Avverrà con le stragi di Capace e Via D'Amelio, col 41 bis, con la Reve, con tutta una serie di provvedimenti che saranno più restrittivi per chi soprattutto in quel è già detenuto. Ci sono pagine nel libro anche molto toccanti, soprattutto quando parlano i figli di Rocco Chinnici. Non riesco neanche lontanamente a immaginare la tragedia immane di un figlio che sente questo boato sconvolgente e capisce perché il papà è appena sceso e sa che quel papà era
era nel mirino. C'è una pagina che mi piacerebbe che Eleonora ci leggesse, di Elvira Chinnici, che è veramente molto toccante, se mi passate questa espressione un po' abusata e saccheggiata, ma lo è. Sì, Elvira intanto è dei tre figli, è la figlia di mezzo ed è quella che dopo 30 anni non è riuscita ancora, pensate, ad elaborare il lutto, il dolore. Ovviamente ci vuole una fatica immane, una grande terapia per riuscire a farlo, però perché insomma vedere dilaniato il proprio padre sotto i propri occhi, vederlo saltare in aria, potete immaginare. Però Caterina, la figlia maggiore, Giovanni, il figlio minore, ci sono riusciti attraverso un lento e faticoso percorso. Elvira ancora no, non c'è riuscita, è ancora in terapia e non partecipa ancora per scelta di sopravvivenza proprio, di stabilità sua psicofisica, alle manifestazioni pubbliche di commemorazione del padre. Di quella tragica mattina la figlia Elvira ha un paio di immagini davanti agli occhi che non l'abbandoneranno mai. Subito dopo l'esplosione, racconta, io e mio fratello, sconvolti e straziati dalla certezza dell'accaduto, ci precipitammo giù per le scale sotto una pioggia di calcinacci, facendoci strada tra una spessa coltre di fumo grigio, quasi nero. Io indugiai un attimo di più nell'androne, mentre Giovanni usciva subito fuori. Nell'acqua sporca che si riversava dai tubi divelti, vidi una gamba, anzi quel che rimaneva di una gamba, con una scarpa. Mi sentii impazzire, ma poi trassi un sospiro di sollievo, frazioni di attimi, volevo ancora sperare. Dicevo a me stessa, questa non è la gamba di papà, lui ha il piede più lungo. Corsi fuori e lo vidi subito, lì, a terra, con mezzo viso assolutamente distrutto e l'altra metà sempre così bella. Sperando nell'impossibile, per un momento mi rivolsi a lui, guardandolo intensamente. Dai papà, respira, respira, resta vivo, anche così. Per me sarai sempre il padre più bello del mondo. Ma il suo respiro era già fuggito via. Poco dopo il suo volto sfigurato fu ricoperto con pietà da un lenzuolo bianco. Quel giorno per me finì tutto, finita la mia vita, finita la mia gioia di vivere. Per quanto mi sia impegnata, mai più sono riuscita a ritrovare un poco di serenità. La morte di mio padre, la consapevolezza del suo sacrificio e la certezza che lui sia stato offerto ai suoi carnefici insieme ad altri poveri innocenti mi ha tolto il sonno. Le mie notti sono un incubo e quando mio padre mi sorride, il suo ormai è un sorriso triste. Ancora oggi, dopo tanto tempo, non riesco a portare fuori dalla mia anima il dolore, un dolore profondissimo che cerco di difendere, di contenere dentro di me. Sono veramente parole molto forti. Quanti anni aveva Rocco Elvira? Ghinnici, Elvira aveva 24 anni. Quindi era già abbastanza grande per capire. Sì. Giovanni ne aveva 19, Caterina era più grande però non viveva più in famiglia perché si era sposata da poco. Cosa fa oggi Elvira? Elvira è medico. È un medico. Giovanni si è pensionato un anno fa, ma sta usufruendo di una legge siciliana regionale per i parenti e le vittime di mafia, ma è stato dirigente di un ufficio legale, dell'ufficio legale di un istituto di credito. E ricordiamo. Tra l'altro devo dire, Leonora, che l'hai anche interpretata, non l'hai solo letta. Ma guarda, io ti posso dire... Sei stata capace anche di interpretarla, il che non è affatto semplice. Grazie, abbiamo cercato prima di tutto di scrivere questo libro con il cuore, non so se ci siamo riusciti a comunicare queste emozioni veramente che ci hanno grazie veramente per come l'hai interpretata. Fabio, ci avviamo alle battute conclusive. Si fa sempre fatica poi, quando si scrive un libro, presentarlo in una grande piazza come Trame Festival qui a Lamezia Terme, con tanti giovani che assistono e che non hanno vissuto quell'epoca, per fortuna loro. Io lo dico perché ero un ventenne a quel tempo e mi è rimasta addosso tutta l'angoscia di quel periodo. Ma
per noi che insomma l'abbiamo in qualche modo vissuta sulla nostra pelle, a questi giovani, ai nostri figli oggi, no? Che cosa possiamo lasciare in eredità? Perché è troppo semplicistico e forse riduttivo dire leggete il libro e studiate la storia, studiate attraverso Rocco Chinnici. C'è qualcosa che si può offrire loro in più e di meglio? Certamente la storia di Chinnici è una storia triste di questo paese, perché appunto una serie di depistaggi, di gialli. Apro una parentesi: 3 giorni prima della strage, il 26 luglio del 1983, un libanese, Bugh Belghassan, trafficante di droghe ed armi, telefona all'allora capo della Criminal Pol, con il quale era già in contatto da tempo. Era un confidente questo Bugh Belghassan, e gli dice: è arrivato il tritolo, salterà, verrà utilizzata un'autobomba, non fa il nome di Chinnici, si parla solamente di personaggi in prima linea nella lotta alla mafia. Le uniche 2 persone avvisate saranno Giovanni Falcone e il prefetto De Francesco, che aveva preso il posto dalla Chiesa. A Chinnici non verrà detto assolutamente nulla, anzi alcuni mesi prima era stato pure levato il suo presidio dei carabinieri sotto casa, il presidio notturno, che sarebbe stato sicuramente decisivo, perché l'auto con a bordo il tritolo viene posteggiata alcune ore prima delle 8.05 del 29 luglio, verrà posteggiata proprio da Giovanni Brusca. Gli appelli di Chinnici in quel periodo restano pure inascoltati. Il titolo Così non si può vivere nasce da uno sfogo di Chinnici 1 anno e mezzo prima al Consiglio Superiore della Magistratura, dove viene chiamato per parlare dell'uccisione del procuratore Costa, e lui si lascia andare a questo sfogo, dice: io sono solo, non ho uomini, non ho mezzi. All'ufficio istruzione sono solamente 2 o 3 i magistrati sui quali posso contare per assegnare processi di mafia. Rimase un appello inascoltato. Quindi questo era il clima nel quale si viveva, e quindi è sicuramente una storia triste, però il messaggio che noi abbiamo voluto lanciare alle giovani generazioni col libro è quello di un messaggio di speranza, e quel messaggio di speranza che in fondo anche Chinnici, andando nelle scuole in quel periodo, voleva lanciare, cioè parlare alle giovani generazioni, a chi domani sarà la futura classe dirigente, a chi domani potrà magari essere seduto da questo lato e dire: c'era una volta la mafia. Certamente l'importanza della cultura, del leggere i libri, del moltiplicarsi delle trasmissioni informative, non di gossip, ma informative che vadano a vedere cosa c'è al di là del fatto di cronaca e come si possa cambiare questo paese, sono importanti. Le giovani generazioni devono raccogliere il testimone che è stato passato da questi magistrati che hanno sacrificato la propria vita sapendo che sarebbe arrivato il loro momento. Cioè, per Chinnici sarebbe stato facilmente... E sarebbe stato molto più facile decidere a un certo punto, dopo le diverse minacce di morte, sopravvivere in quel clima, in quel periodo particolare, in un palazzo nel quale, come abbiamo sentito, i suoi superiori lo delegittimavano e lo deridevano. Decise di non fare questo, non perché era un eroe, ma perché aveva deciso, nel momento in cui aveva scelto di fare il magistrato, di lavorare per un paese diverso, per un paese più bello, e restituire quella terra di Sicilia ai propri figli e ai propri nipoti. C'è una in un'intervista che Felice Cavallaro, che domani sarà qui, fatta qualche giorno prima a Chinnici, Cavallaro che abitava tra l'altro era dirimpettaio di Chinnici. Capitava che la domenica mattina, cioè, nelle costruzioni di Palermo di quegli anni, i balconi erano a giro, per cui la domenica mattina, l'unico giorno in cui Chinnici era più libero e aveva anche la passione del verde, delle piante, sul balcone Chinnici e Cavallaro si incontravano. E a un certo punto, un giorno, Cavallaro chiese: dottore Chinnici, ma a lei chi glielo fa fare? E allora Chinnici, rivolto verso il balcone accanto, dove abitava il fratello di Felice,
dice: lo faccio per Marco, lo faccio per quel ragazzo, che poi era il, appunto, il nipote di Felice. Ecco perché lo faceva Chinnici, ed ecco perché comunque i giovani d'oggi devono raccogliere questo testimone. Grazie Fabio. Allora, in conclusione, se qualcuno tra il pubblico avesse una curiosità, volesse rivolgere una domanda agli autori, vedo che c'è già un collega. Prego, se gli fate arrivare, ragazzi, il microfono per cortesia. Una curiosità che nasce dalla riflessione. Siete magistrati, giusto? No. Da due colleghi. Ma secondo il vostro punto di vista, cioè di voi avete riportato nei vostri libri, nel vostro libro, il diario di Chinnici, e avete sottolineato un aspetto molto importante, cioè dire, lui aveva appuntato che il capo della Procura Generale gli aveva consigliato, ecco, ma secondo il vostro punto di vista, in quel sistema giudiziario, che tra virgolette può essere anche un fattore esterno che ha determinato eventualmente la morte, ma è cambiato qualcosa o negli ambienti giudiziari continua ad esserci quell'andamento di depistaggio e di condizionamento che a volte portano le indagini verso una parte più che un'altra? Di sonnolenza. Chinnici al Consiglio Superiore della Magistratura si sfogava proprio con quella frase, come diceva Fabio, che poi è stato ripreso nel titolo, Così non si può vivere, e parlava proprio di un palazzo sonnolento, denunciava la sonnolenza di questo palazzo dei veleni e dei corvi. Ma oggi forse, che dici Fabio, un po' di sonnolenza ma ancora? Il sottotitolo del libro è La storia mai raccontata del giudice che sfidò gli intoccabili. Io credo che ancora oggi gli intoccabili ci siano, saranno meno rispetto agli anni passati, ma ci sono, e la difficoltà è i bastoni fra le ruote che sta avendo in questo momento in particolare il sostituto Nino Di Matteo nel processo per la trattativa Stato-mafia, ci dimostrano che ancora qualche meccanismo che forse non gira all'unisono con quello che dovrebbe essere il paese stato ancora c'è. Grazie Fabio. Altre curiosità? C'è un signore che, prego, si avvicini, qualcuno che allunghi il microfono per favore, grazie. Buonasera. Senta, io volevo fare una domanda a entrambi gli autori, non so se questo aspetto, magari, visto che dire che la figura di Lungo è stata magari trascurata sia dall'iconografia letteraria che anche magari dall'iconografia delle fiction, dei film. Io anche da tempo mi curo molto l'aspetto della, ecco, più che altro cinematografico, mi piace molto guardare delle fiction, di come viene trattato l'argomento mafia, di come viene trattato la Drangheta. E in rapporto a Rocco a un film molto vecchio del 1985, Pizza Connection, del maestro Damiani, credo che forse proprio la figura di quel giudice che veniva tratteggiata, la figura aveva il nome di un giudice, Santa Lucia sembra che fosse corrispondesse invece proprio alla figura di Rocco Chinnici, secondo me, perché da quello che ho sentito qui stasera, da quello che bene o male conosco un pochettino, credo che la figura di quel giudice, fatto tra l'altro nel film saltare in aria con un autobomba, siamo nell'85 quando ancora siamo, cioè, lontani, dove forse c'era il primo Buscetta, le prime rivelazioni, la Cosa Nostra che tutti conosciamo era ben lontana dall'essere tratteggiata. Secondo me forse, ecco, vorrei chiedere a voi autori, questo forse già allora e nel corso del tempo, perché magari si è voluto insistere ulteriormente a valorizzare anche figure in questo modo? In un modo, ecco, che magari fosse anche più di richiamo per l'iconografia generale, che magari forse letterariamente si sente di meno, ma visivamente può colpire di più.
Io dico solo una cosa, faccio riferimento ad un film molto più recente che avremo il piacere di vedere, anzi nel nostro caso di rivedere stasera, il film di Piff. Piff ci ha detto privatamente, ma lo ha fatto anche pubblicamente, di essersi ispirato al nostro libro per tratteggiare la figura di Rocco Chinnici, che appare nel film proprio come un giudice papà, cioè che si mette a parlare con i dedica tempo ai bambini sotto casa che sono accanto al suo portone. E quindi insomma ci ha fatto molto piacere questo, però di solito sì, in effetti non compare quasi mai nelle fiction televisive. In una mi sembra che gli venga attribuito una forma di turpiloquio che a lui era assolutamente estranea, infatti i figli sono molto arrabbiati di questo, però per il resto insomma quasi nulla, pochissime apparizioni. Sono scelte che magari fanno le case di produzione, per cui essendo Chinnici un personaggio ai più sconosciuto è più difficile magari riuscire a fare passare, avere un finanziamento per un film di questo genere. E speriamo che, visto che nell'ultimo anno comunque la figura Chinnici, sia per il trentennale, per il nostro libro, per il libro di Caterina, per il film di Piff, ci possa essere qualche casa di produzione. Però quello che effettivamente il riferimento che ha fatto il signore a Pizza Connection anche a me adesso fa ricorda qualcosa che non era espressamente riferito a Chinnici, però lo scenario creato ricordava, rievocava molto quell'ambientazione della strage di via Pipitone Federico. Va bene, allora in chiusura io, nel ringraziarvi per averci ascoltato fin qui, mi permetto di dire, come in tutte le presentazioni quando siamo in chiusura, di leggere questo libro, perché non è soltanto una lettura molto scorrevole, veloce, appassionante, ma è anche storia, una storia che tutti noi che viviamo in questo paese, soprattutto i giovani, dovrebbero conoscere. E permettetemi di rivolgere un plauso all'editore Castelvecchi, che ha avuto, posso dirlo, il coraggio anche di pubblicarlo, perché pubblicare un libro di un giudice morto 30 anni fa, insomma, tant'è che non l'hanno fatto altri. E quindi lo ha fatto la Castelvecchi. Quindi Così non si può vivere, di Fabio De Pasquale e Leonora Iannelli, editore RX Castelvecchi. Grazie a tutti per essere intervenuti. Trame continua stasera con altri appuntamenti. Grazie ancora. Grazie, buonasera. Permettetemi di dire che torno al Trame di Lamezia con grande entusiasmo dopo l'esperienza dell'anno scorso, e lo dico fuori di retorica perché sono quelle circostanze, quelle occasioni in cui si fa della parola la diffusione più giusta. Come dicono molti sociologi, non bisogna mai, come diceva anche il grande Calvino, non bisogna mai dimenticare che attraverso la parola, attraverso la memoria e dunque la conoscenza si costruisce una cultura. E torno con grande piacere perché mi viene data l'occasione di presentare stasera un libro che mi riporta indietro nel tempo a un periodo della mia vita professionale molto importante, e lo dico subito a introduzione, come ho raccontato ai due autori, per una di quelle singolari coincidenze ho cominciato a fare il giornalista in una settimana di luglio del 1983. Adesso non ricordo se il giorno prima o due giorni prima, fatto sta che in quella settimana ho cominciato a fare il giornalista in Sicilia, in quella settimana la mafia uccideva il giudice istruttore di Palermo, Rocco Chinnici. Ero un acerbo cronista, aveva appena cominciato, pensate, a 20 anni, la Sicilia che cominciava a scoppiettare con qualcosa che ha ricordato a tutti noi, che eravamo giovanissimi, ricordava, come poi venne scritto da diversi giornali, da diverse testate, gli scenari libanesi. Per la prima volta Cosa Nostra faceva saltare in aria un giudice con un'autobomba, aprendo una stagione di stragi veramente terrificanti. Adesso non voglio abbondare
di retorica in queste circostanze. E Rocco Chinnici è stato, permettetemi di dire, di usare un'espressione forse un po' forte, è stato sdoganato con colpevole ritardo, perché adesso sentirete e capirete anche attraverso la lettura, se vorrete, di questo libro, che con Rocco Chinnici comincia tutto. Rocco Chinnici è non solo colui che ha inventato il pool antimafia, colui che ha creato Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ma è colui che ha avuto la prima grande intuizione per combattere Cosa Nostra. Ha capito che bisognava indagare non tanto e non solo nella cosiddetta zona grigia, in quella zona dei cosiddetti colletti bianchi, ma ha capito che per stanare Cosa Nostra bisognava andare a colpire le finanze di Cosa Nostra. Ma non voglio dilungarmi oltre e vorrei subito, preliminarmente, che Fabio De Pasquale e Leonora Iannelli, che hanno scritto questo libro che io ho letto nonostante conoscessi in gran parte queste storie, ho letto con il gusto di chi scopriva anche l'uomo dietro a un grande giudice, ed è questa anche la forza di questo libro. Direi con Eleonora Iannelli di cominciare proprio a cercare di tratteggiare in estrema sintesi il profilo umano del giudice Rocco Chinnici. Grazie Carmelo, innanzitutto buonasera a tutti, grazie per essere qui, grazie agli organizzatori per questo gradito invito e complimenti per la rassegna. Chi era Rocco Chinnici? Rocco Chinnici era un uomo come tanti, sicuramente non aveva l'ambizione di diventare un eroe, come d'altra parte tutte le vittime di mafia. Era un padre di famiglia che di mestiere faceva il magistrato. Era un uomo semplice, che amava la modestia, che amava lavorare dietro le quinte, non amava apparire, stare in prima fila. Era un grande lavoratore, badate bene, era uno stacanovista, si alzava la mattina all'alba, si alzava alle 5, come ci hanno raccontato i figli Caterina, Elvira e Giovanni. Quindi lui, prima di andare in tribunale alle 8 del mattino, aveva già sulle spalle 3 ore di lavoro, chino sempre sulla sua scrivania a studiare i faldoni che scottavano. Ciononostante riusciva a trovare il tempo, a fatica, intanto per avere un rapporto con i figli che era molto particolare, con i figli e con i loro compagni, con i loro coetanei, amici di scuola e poi di università che spesso frequentavano la sua abitazione, e trovava soprattutto il tempo di andare nelle scuole e nelle università. Si badi bene, oggi per fortuna ci sono tanti magistrati che hanno proseguito l'attività di divulgazione, di prevenzione della cultura antimafia, della legalità, ma chi fu il pioniere? Oggi lo fanno tutti ed è una santa cosa, ma il pioniere fu proprio Rocco Chinnici. Anzi, per la verità, contemporaneamente l'aveva iniziato a fare un po' anche il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che però nei suoi pochissimi famosi 100 giorni palermitani, senza mezzi e senza uomini, non ebbe il tempo di continuare. Rocco Chinnici sicuramente, possiamo dire, senza retorica, fu il primo magistrato ad entrare nelle scuole e nelle università, il primo ad avere l'intuizione geniale, la lungimiranza, e ne ebbe tante, come dicevi tu, di intuizioni, e lo vedremo con calma adesso, ma ebbe lui l'intuizione di capire che la lotta contro la mafia non dovesse partire dalle aule dei tribunali, non dovesse svolgersi soltanto nelle aule dei tribunali con i procedimenti giudiziari, ma dovesse partire dai banchi di scuola. E quindi, parallelamente alla sua attività investigativa,
per la quale, come vedremo, ebbe appunto tante intuizioni felici, prima di tutte quella di aver scelto i suoi più stretti e fidati collaboratori, colleghi più giovani, all'epoca sconosciuti, attenzione, Falcone e Borsellino. L'intuizione di capire che occorresse formare una squadra che si occupasse soltanto di processi contro la mafia, di istruire i processi di mafia. Il suo ufficio era quello che con il vecchio codice di procedura penale aveva il compito proprio di costruire l'impalcatura dei processi. E in embrione Rocco Chinnici, assieme a Falcone e a Borsellino, fu colui appunto che costruì l'impalcatura del primo grande maxi processo contro la mafia. Ma ebbe appunto anche questa lungimiranza di capire che doveva lui ritagliarsi il tempo necessario per andare a parlare direttamente con i ragazzi, con i coetanei dei suoi figli. A questi ragazzi lui parlava con parole semplici, senza retorica, proprio come fossero stati i suoi figli, e li metteva in guardia dal pericolo della mafia. Parlava intanto per la prima volta pronunciava la parola mafia, che, attenzione, oggi per fortuna è nata una nuova consapevolezza sull'onda emotiva delle stragi, ci sono tante associazioni, è proliferato tutto un movimento, forse anche fin troppo, insomma a volte c'è anche un po' di retorica, mi permetto di dire, talvolta, però è sempre utile. Ma oltre 30 anni fa si aveva paura di pronunciare la parola mafia, era un tabù, e c'era chi proprio ne negava l'esistenza, ma non la gente della strada, attenzione, stiamo parlando anche di magistrati, colleghi di Rocco Chinnici, di Falcone, di Borsellino, stiamo parlando di superiori, di procuratore generale. E quindi lui, senza retorica, con parole semplici, aveva il coraggio, senza belli sulla lingua, di andare a parlare con i giovani di mafia e di antimafia. Li metteva in guardia dai pericoli. In quel periodo era esplosa la seconda guerra di mafia. L'anno prima della morte di Rocco Chinnici, della strage che avvenne il 29 luglio 1983, quindi nell'82, pensate, si erano consumati 150 omicidi in un anno, quindi le strade traboccavano di sangue. Lui li metteva in guardia dal pericolo della mafia, dal pericolo delle infiltrazioni nella pubblica amministrazione, dal pericolo delle speculazioni edilizie. Pensate che tra le tante inchieste lui si occupò anche delle speculazioni nella valle del Belice dopo la ricostruzione del terremoto e le speculazioni nella Conca d'Oro di Palermo. Li metteva in guardia soprattutto dai pericoli della droga, che all'epoca dilagava a Palermo ed era diventato proprio il bubbone di Palermo. Chinnici aveva visto tanti giovani stroncati dall'eroina ed era molto turbato, molto colpito dal fenomeno dilagante della mafia, proprio perché era un papà, prima di essere un giudice era un papà e aveva paura anche per i suoi figli, e li metteva in guardia questi ragazzi e diceva sempre, ripeteva come un ritornello, c'è bisogno di cittadini responsabili, il pericolo maggiore è la rassegnazione, senza una nuova coscienza noi da soli non ce la potremo fare. Loro da soli erano proprio Chinnici, Falcone e Borsellino, i giudici del pool antimafia, che da soli purtroppo, senza una coscienza che 30 anni fa ancora non si era sviluppata, non ce la fecero, e a distanza di 9 anni, come sapete, purtroppo condivisero lo stesso destino di morte. Grazie Eleonora. Ci sono immagini, ci sono scatti che raccontano molto e che parlano meglio di mille parole. Se voi vedeste, se non l'avete mai fatto, le foto della strage di via Pipitone Federico, sono veramente qualcosa di straziante. Eppure da giornalista mi sono sempre chiesto, e non ho mai trovato una risposta adeguata, come mai di Falcone e di Borsellino sappiamo e conosciamo tutto, le fiction televisive, i film, i mille convegni, i mille dibattiti, la letteratura sterminata, eppure di Rocco Chinnici, che è stato il precursore di tutto, non sappiamo pressoché nulla, o meglio, non sapevamo nulla, e c'è poco, ci sono poche tracce. Allora mi piacerebbe che Fabio De Pasquale mi svelasse, mi raccontasse i retroscena che hanno portato a questo libro. Perché 30 anni dopo addirittura, come mai nessuno si è mai posto la necessità di parlare, di far conoscere alle nuove generazioni Rocco Chinnici? Sì,
Il libro nasce proprio per questo, per fare memoria, e nasce proprio su proposta della famiglia, in particolare della figlia Caterina, magistrato come il padre, che nel giugno del 2011, quindi 2 anni prima dell'anniversario del trentennale, ci propone di scrivere questo libro. E ci propone di scrivere questo libro perché proprio su Chinnici non c'è alcuna bibliografia. Noi abbiamo fatto quasi 2 anni di ricerche per scrivere questo libro, ed è stato difficile perché anche sui giornali dell'epoca, molto attenti alle stragi di mafia, Chinnici appariva poco. Cioè Chinnici preferiva apparire sui giornali non per quello che diceva, come quotidianamente oggi molto spesso accade, ma per quello che faceva, e soprattutto faceva parlare le inchieste. È stato difficile perché appunto per Falcone e Borsellino, forse anche perché le stragi avvennero quasi 10 anni dopo, quindi c'era maggiore attenzione da parte dei media, già andavamo su strumenti multimediali per cui anche riuscire a tramandare a distanza di 20 anni anziché di 30 quello che era avvenuto era più semplice, ma anche l'approccio della società civile. A Palermo, tenete conto che negli anni 80, quando avviene la strage Chinnici, non c'era grande attenzione da parte dei cittadini. I 150 morti a cui faceva riferimento Eleonora erano soprattutto personaggi della malavita, e a Palermo sapete come si diceva in quel periodo: ma finché si ammazzano di loro, a noi cosa importa? Avveniva questo, il disinteresse, fin quando con la seconda guerra di mafia, quella che scoppia a cavallo dagli anni 70 e 80, quindi la scalata al potere mafioso da parte di Riina e Provenzano, non si cambiano obiettivo e arrivano i grandi delitti eccellenti. Arrivano i delitti eccellenti di Boris Giuliano, il capo della mobile, reo di avere sequestrato all'aeroporto di Palermo delle valigie piene di dollari che testimoniavano e dimostravano il narcotraffico con l'America dell'eroina. Muoiono personaggi come il presidente della regione Mattarella, il 6 gennaio dell'80, come il procuratore capo di Palermo Costa nell'agosto dell'80, il predecessore di Chinnici, Terranova, il generale Dalla Chiesa, il segretario regionale del Partito Comunista. Una vera e propria carneficina con personaggi di un certo livello istituzionale, cosa mai accaduta in nessun'altra parte del paese. Perché Chinnici no e Falcone e Borsellino sì? È quello che si è chiesto e ci ha detto anche Nino Di Matteo, l'attuale pubblico ministero del processo sulla trattativa Stato-Mafia, nonché pubblico ministero del Chinnici bis, il secondo processo che porterà solamente a 20 anni dalla strage alla condanna di mandanti esecutori dell'uccisione di Chinnici. Purtroppo esistono giudici di serie A e di serie B, nel senso che nella memoria Falcone e Borsellino sono ricordati, mentre Chinnici, senza il quale forse non ci sarebbero stati Falcone e Borsellino, perché è proprio lui che li chiama accanto a Selmont, in cui sono due giovani e sconosciuti magistrati. Falcone, che proviene dopo un'esperienza a Trapani dalla sezione fallimentare, e Borsellino, che proviene dal settore civile, evidentemente però già ben conosciuti da Falcone, che li chiama nel suo ufficio insieme a Peppino Di Lello, che poi oggi è l'unico sopravvissuto di quel primo pool antimafia. Inizia quello che oggi è molto semplice, la condivisione delle indagini, dei fascicoli. E questa lungimiranza di Chinnici nasce anche, ce lo rivela un giornalista, un cronista di Nera di quel periodo, Enzo Raffaele, che all'epoca scriveva per il giornale L'Ora, quasi per che Falcone e Borsellino si trovano, lavorando su due processi diversi, su due avvenimenti diversi, arrivare allo stesso punto. Per cui dice, ma che facciamo? Lavoriamo sulla stessa cosa, quasi ci accavalliamo. Allora utilizziamo la squadra, fare squadra, ecco il concetto di Chinnici. Fare squadra, condividere i fascicoli in un periodo in cui non esistevano assolutamente pentiti di mafia. Il primo pentito di mafia è Tommaso Buscetta e si pentirà solamente nell'84 dopo la morte di Chinnici. In quel momento a fare le indagini sul campo erano poliziotti e carabinieri
che in quegli anni muoiono veramente in numero pauroso, straordinario. L'anno prima della strage Chinnici firma la sua condanna a morte, e la firma quando firma centinaia di mandati di cattura a seguito del famoso fascicolo Michele Greco, il cosiddetto Papa della Mafia, più 161. Quello è la prima fotografia di quella che era Cosa Nostra a Palermo in quegli anni. Il primo rapporto investigativo fatto assieme da polizia e carabinieri, che ricostruisce qual è l'organigramma fatto attraverso il lavoro sul campo, appunto perché non c'erano pentiti. In quel momento questo sarà quello che poi è l'embrione del maxi processo, che inizierà solamente nel febbraio dell'86 per concludersi nel dicembre dell'anno successivo, con la condanna di centinaia di capi di Cosa Nostra, e finalmente nel gennaio del 92 la Cassazione confermerà il passaggio in giudicato della sentenza, che poi porterà all'uccisione di Lima dopo, alle stragi di Falcone e Borsellino e a quello che attualmente è oggetto del processo trattativa Stato-Mafia. Quindi tutto quell'elenco di politici di cui ci parlava ieri sera Marco Travaglio nel suo intervento, che per evitare di essere uccisi anche loro iniziano questa trattativa tra lo Stato e la mafia, e quindi per fare fermare successivamente anche le stragi che dopo Capaci e Via D'Amelio continueranno con Milano, Roma e Firenze. Grazie Fabio. Dicevi prima, accennavi a Nino Di Matteo, peraltro Nino Di Matteo nel libro dice una cosa molto interessante che bisogna rimarcare, che con il delitto Chinnici, la strage Chinnici, per la prima volta emerge con nettezza una matrice non esclusivamente mafiosa. Non sono mai stati condannati per questo delitto, perché nel frattempo sono deceduti, uno morto per una malattia, l'altro ucciso, ma tutto lascia supporre che l'eliminazione del giudice Chinnici sia stata anche, come dire, sollecitata in qualche modo dai famosi cugini Nino e Ignazio Salvo, i grandi esattori siciliani. Adesso mi piace leggervi le prime cinque righe di questo libro, perché sono una folgorazione letteraria, almeno su di me hanno avuto questo effetto. Io l'ho aperto questo libro pensando di trovarmi di fronte a un saggio che ripercorresse attraverso un'inchiesta di natura giornalistico-giudiziaria le vicende legate a Rocco Chinnici, ma in realtà, come ho detto nell'introduzione, basta leggere queste poche righe per rendersi conto di quanta umanità affiora. E cioè, comincia tra virgolette e dice: picciribri, insomma non siamo tanto distanti dalla Sicilia, qui avete capito, picciribri sono i bambini, i piccoli, no? Picciriggi, in Sicilia, terra di mafia, si può morire in tanti modi, oltre che nel proprio letto. Freddati a colpi di pistola o crivellati da un Kalashnikov, incaprettati nel portabagagli di un'auto o stroncati da un'overdose, talvolta spariti nel nulla, vittima della lupara bianca. Attenzione, ma avanti che ammazzano a mia, ne stinnicchio io una para. Prima che ammazzino me, ne stendo io un paio. Sapete chi parla? Proprio Rocco Chinnici, che scherzava con queste parole con i figli. Quindi vi hanno aperto un po' il diario intimo e segreto del giudice papà, come veniva ribattezzato. Adesso vorrei che Leonora ci tratteggiasse un po' meglio il profilo di quest'uomo e ci svelasse che forse il libro non doveva essere chiamato così, no? Sì, infatti, è il titolo provvisorio, il primo che avevamo concepito io e Fabio, che tra parentesi siamo due colleghi ma siamo anche marito e moglie, e quindi abbiamo scritto questo libro pensando di avere come lettori ideali gli adulti, ma anche i ragazzi e magari proprio i nostri figli, e quindi con uno scopo anche divulgativo. Il nostro titolo, concepito proprio da noi con il cuore, era proprio Il giudice papà,
perché parlando con i figli, che sono stati insomma il nostro punto di partenza di questo lavoro, e poi con chi lo conobbe, con chi lavorò con lui, investigatori, giudici, Peppino Di Lello, che faceva parte del pool, che è considerato l'unico sopravvissuto, Peppino Ayala, che all'epoca era in procura, lo stesso Pietro Grasso, che allora era un giovane magistrato della procura. Quindi da questi racconti, a queste testimonianze che abbiamo raccolto, abbiamo intervistato credo una trentina di persone, anche i cronisti dell'epoca, avvocati, investigatori dei carabinieri, della squadra mobile, della squadra omicidi, è emersa proprio questa figura di grande statura dal punto di vista sicuramente prettamente della tecnica giudiziaria, investigativa, eccetera, eccetera, ma di grande statura umana. Cioè ci ha colpito proprio tanto, e quindi abbiamo pensato di cercare nel nostro piccolo, con questo modesto contributo, diciamo, di restituire dignità storica ad una figura che ci è sembrato proprio fosse rimasta nell'ombra, e gli stessi figli, per la verità, che ci hanno aperto l'intimo archivio della loro memoria familiare, che hanno creduto in noi, che hanno avuto fiducia in noi, ci hanno anche confessato questo grande dispiacere, questa amarezza che coltivavano da 30 anni. Loro hanno sempre avuto molto riserbo anche nel parlare, nel rilasciare dichiarazioni, un po' per carattere, quindi ne hanno preso sicuramente dal padre in questo, che come abbiamo detto amava lavorare dietro le quinte, non apparire troppo, ma anche probabilmente per il lungo processo che fu un po' una tela di Penelope, che durò 20 anni, fu itinerante in 5 città diverse, e quindi durante questo lungo processo loro, così per scelta familiare, preferirono non rilasciare dichiarazioni, non raccontare la storia. Però comunque, soprattutto negli ultimi anni, quando questo movimento antimafia, queste coscienze si sono affermate in Sicilia e non solo, per fortuna c'è stato questo risveglio, hanno visto che si parlava tanto, giustamente, in modo legittimo, di Falcone, di Borsellino, di altre vittime di mafia, ma che invece di Rocco Chinnici, come di altre vittime, attenzione, pensiamo ad un amico di Rocco Chinnici, il procuratore Gaetano Costa, ucciso nel 1980. Pensiamo per esempio ad un altro giudice sconosciuto, noi stessi, io stessa personalmente non ne avevo mai sentito quasi parlare, Antonio Saetta, fu ucciso perché era presidente di corte assise d'appello e osò condannare i presunti mandanti e esecutori della strage Chinnici. Il processo Chinnici, attenzione, un po' come tutti i grandi processi di mafia, purtroppo anche questo non si sottrae, diciamo, è costellato, intanto lunghissimo, infinito, e ancora oggi possiamo dire che presenta degli aspetti oscuri, inquietanti, dei buchi neri di cui magari adesso parleremo. E poi ho perso il filo, scusate, comunque. Hai accennato anche al percorso del processo Chinnici, e mi veniva in mente anche le implicazioni con tutti i depistaggi, i misteri. Ecco, esatto. Il libro è proprio appassionante anche per Infatti, nella sua drammaticità. Sì. No? Volevo fare riferimento ai colpi di spugna della Cassazione. Cioè a un certo punto, ecco, il riferimento era al giudice sconosciuto, quasi Antonio Saetta, ucciso con un suo figlio pure. Stefano. Sì, esattamente. Perché aveva osato condannare i mandanti e gli esecutori della strage Chinnici. E quindi ci furono in questo processo delle condanne, direi giuste, esemplari, in primo e secondo grado, e poi in Cassazione colpi di spugna clamorosi. Mi viene in mente un nome per tutti, il giudice Carnevale. L'ammazza sentenze, infatti. Attraverso questa ricerca che avete fatto, molto documentata, avete scoperto una cosa che è uno scoop sostanzialmente, no? È il capitolo che riguarda il giallo del fascicolo sparito. Una questione veramente che per me, giornalista, che non conoscevo assolutamente, lascia veramente esterrefatti. Vogliamo svelare che cosa si cela dietro la storia di questo fascicolo sparito, Fabio? Sì, è sicuramente inquietante, e diciamo c'entra anche la Calabria.
Tutto nasce nel dicembre dell'88 quando la Corte d'Assise d'Appello, alla quale nel frattempo il processo era arrivato appunto dopo una serie di annullamenti da parte della Cassazione, in maniera inattesa e assurda assolve Michele Greco e altri imputati dall'essere i mandanti di questa strage. A distanza di qualche anno alcuni pentiti dichiareranno che quel processo fu aggiustato, che il presidente di quella corte d'assise d'appello, il giudice del recupero, per arrivare a una sentenza di non colpevolezza, pretese una tangente di 200 milioni. A seguito delle dichiarazioni di questi pentiti, la procura di Reggio Calabria, competente ad indagare sui magistrati di Messina, spedisce nell'agosto del 95 ben 7 avvisi di garanzia a un ex presidente della regione siciliana, a un ex ministro, a un avvocato e parlamentare della provincia di Catania e ad altri piccoli malavitosi. Successivamente le indagini della procura di Reggio Calabria portano il fascicolo a essere diviso in due. Per alcuni viene chiesto il rinvio a giudizio, tra cui questo giudice messinese. Per gli altri cinque l'archiviazione. In entrambi i fascicoli però sia il GIP che il GUP si dichiarano incompetenti, dicendo che l'input a pagare questa tangente parte da Palermo, da Cosa Nostra, quindi il reato di concorso esterno in associazione mafiosa che veniva contestato di corruzione è stato commesso a Palermo e non a Messina. Per cui la procura di Reggio Calabria prende i due fascicoli e li manda alla procura di Palermo, che diventa quella competente. Questo nel 1998. Il fascicolo con il quale veniva chiesta l'archiviazione, una volta arrivata a Palermo, la procura lo iscrive a ruolo, indaga qualche settimana, chiede l'archiviazione e il processo finisce, tutto archiviato. Degli altri due imputati, il giudice recupero più quest'altro componente di Cosa Nostra palermitana, resta in un cassetto per 15 anni, dal 1998 all'aprile del 2013, quando possiamo dire che lo ritroviamo noi. E perché lo ritroviamo noi? Perché non riusciamo a trovare traccia né all'interno del l'ANCI e l'agenzia ANSA, la più grande agenzia giornalistica italiana, di come sia finito questo processo, sia neanche negli archivi della Gazzetta del Sud, che essendo un giornale calabrese, sicolo calabrese, avrebbe dovuto dare contezza. Per cui recuperiamo la sentenza di incompetenza editoriale al Tribunale Reggio Calabria, andiamo alla Procura di Palermo e scopriamo che questo fascicolo è rimasto per 15 anni. Si riapre solamente nell'aprile del 2013, il fascicolo è stato assegnato al procuratore aggiunto Vittorio Teresi, ma il giallo, la beffa qual è? Che nel frattempo il magistrato coinvolto, chiamato in causa dai pentiti, che non vuol dire che fosse colpevole, però dico non potrà più essere giudicato, quindi né assolto né condannato, perché nel frattempo è morto. La procura di Palermo sta andando anche oltre per capire se questo fascicolo è scomparso per qualche modo e chi lo ha fatto scomparire. E l'inchiesta è ancora in evoluzione. Una delle particolarità di questo libro è il fatto che contiene il diario, ma vero e proprio, di Rocco Chinnici. Rocco Chinnici era uno che appuntava minuziosamente tutto quello che gli capitava durante la giornata lavorativa. Chiunque entrasse nel suo ufficio per chiedergli qualunque cosa, se lui avvertiva nell'aria qualcosa che non gli, come si dice, che non lo che alimentava qualche dubbio, qualche sospetto, lui lo annotava nella sua agenda. Vedete, c'è proprio la trascrizione delle pagine del suo diario, e ci sono delle cose anche abbastanza inquietanti se lette distrattamente, se non si conosce la storia, perché già a quei tempi c'erano quelli che sono stati poi ribattezzati i cosiddetti corvi di palazzo. Una lettera anonima, per esempio, tentava di mettere Chinnici contro Giovanni Falcone, no? Cosa che lui appuntava.
ma in qualche passaggio c'è qualche osservazione di Chinnici che si presta a qualche equivoco anche nei confronti di Falcone. Vogliamo chiarire questo aspetto, Eleonora? Sì, intanto, come dicevi tu, noi pubblichiamo in appendice per la prima volta il testo autografo scritto quindi di pugno da Rocco Chinnici. Diario di Rocco Chinnici, questo sì, ritrovato, diversamente dalla famosa agenda rossa di Borsellino di cui si parla tanto. Fu ritrovato subito dopo la strage a seguito di una perquisizione della polizia che naturalmente mise a soqquadro l'ufficio di Chinnici in tribunale e lo studio a casa. Che cos'era materialmente questo diario? Era una vecchia agenda che Chinnici sulla quale Chinnici iniziò a prendere appunti 3 anni prima della strage, quindi nel 1980. All'inizio degli appunti così presi saltuariamente, degli appunti molto tecnici probabilmente per ricordare gli appuntamenti, le udienze, qualche procedimento in particolare, poi via via gli scritti si infittiscono, diventano più concitati e diventano davvero inquietanti. Ci sono tanti passaggi che veramente colpiscono e che sono emblematici, possiamo dire sicuramente, di quello che fu l'isolamento, la condizione di isolamento, di delegittimazione subita da Chinnici ad opera di alcuni suoi colleghi e ad opera dei suoi, anche di alcuni superiori. C'è un passaggio proprio davvero inquietante, dicevamo, in cui un suo superiore, procuratore generale Giovanni Pizzillo, a un certo punto lo chiama e lo rimprovera duramente, aspramente, perché lui, capo dell'ufficio istruzione, assieme ai suoi collaboratori Falcone e Borsellino, si è permesso di aprire indagini, di avviare indagini, mettere il naso sui conti correnti, sui patrimoni della ricca borghesia, appunto il riferimento è ovvio, in particolar modo ai cugini Nino e Ignazio Salvo, i ricchi esattori di Salemi, soprannominati viceré di Sicilia, a mettere il naso quindi sui colletti bianchi. Perché lui, oltre alla mafia militare, si sta occupando dei colletti bianchi? Perché lui, assieme a Falcone e a Borsellino, sta rovinando con le sue indagini, con la Guardia di Finanza, sta rovinando, badate bene, l'economia siciliana. Quindi stiamo parlando di un suo diretto superiore che, piuttosto che sostenerlo, supportarlo, difenderlo, potenziare le misure di sicurezza, lo deride, lo intimidisce, lo delegittima. Cos'altro possiamo dire? C'è una frase sua che scrive proprio nel diario, tra il 24 e il 25 novembre dell'80. Questo è veramente inquietante, no? Il suo capo che gli dice di caricare di processi semplici Giovanni Falcone, esatto, in maniera che cerchi di scoprire nulla, perché i giudici istruttori non hanno mai scoperto nulla. Ora, se già questo scriveva, esatto, Chinnici, io non oso immaginare cosa ci fosse contenuto nell'agenda famosa di Paolo Borsellino. Esattamente, no? Lo possiamo intuire, lo possiamo immaginare. Insomma, voleva il suo superiore che loro si occupassero di processi su ladri di galline, in parole povere. Io credo, come diceva prima Fabio, che probabilmente la mancanza di una adeguata copertura di natura letteraria, ma anche di natura comunque in generale giornalistica, sulla figura di Rocco Chinnici sia semplicemente dovuta a una questione di tempistica. Cioè, Chinnici salta in aria in un momento storico in cui non è ancora piombato sulla scena Tommaso Buscetta. Non dico che di mafia non se ne parlasse ancora, ma certamente non c'era nelle coscienze quella mobilitazione così forte che avvenne dopo con le stragi di Falcone e di via D'Amelio di Borsellino. E soprattutto non c'era un'attenzione mediatica come c'è oggi. Cioè, proviamo a immaginare, per assurdo, che una strage come quella di via Pipitone e Federico, se accadesse oggi,
con tutte le trasmissioni televisive che ci sono, no? Cioè, adesso con Yara Gambirasio stiamo tutti vedendo, no? Che addirittura ci sono trasmissioni che dovevano andare in vacanza, come Matrix, ma che è stata allungata su Canale 5 a luglio proprio perché c'è questo grande fermento attorno a questo dibattito. Quindi probabilmente Chinnici paga, tra virgolette, una collocazione temporale ancora un po' difficile da un punto di vista della divulgazione della coscienza di una cultura antimafiosa. Lungo questo percorso, secondo te, Fabio, è stato fatto molto o c'è ancora molto da fare? Perché ho letto nel vostro libro che dopo la strage di via Pipitone Federico ci furono i ragazzi, i primi studenti universitari, qualcuno anche diventerà poi magistrato, che cominciarono una sorta, una forma di ribellione che non ebbe l'eco che poi hanno avuto le varie associazioni culturali antimafiose, no? Allora, certamente qualcosa è cambiato, non c'è più, come poi ci dice anche il procuratore di Palermo Messineo in un capitolo del libro, la potenza militare della mafia di quel periodo. La mafia ha cambiato però abito, con il vestito in doppio petto, con il colletto bianco. E dove c'è denaro, dove c'è business, ancora oggi purtroppo c'è mafia o criminalità organizzata, mafie in senso lato, così come le ultime inchieste su Expo o su altri avvenimenti particolari dove comunque c'è un flusso di denaro, emergono reati di corruzione legati alla criminalità. Certamente anche oltre al periodo, anche il 29 luglio, cioè essere ammazzati il 29 luglio in una giornata caldissima, diventa pure difficile ricordarlo. Nelle varie commemorazioni che ogni anno il 29 luglio ci sono in via Pipitone Federico con la deposizione della corona di fiori, si vedono solo i carabinieri e i familiari. E chi in quel momento rappresenta il potere istituzionale, il sindaco, il presidente della provincia o della regione, ma solamente perché sei obbligato ad andarci. Cioè non è sentita questa cosa. Anche l'anno scorso, è vero che era il trentennale per cui vennero due o tre ministri, però manca quella che è la società civile. Cosa diversa, perché forse in un periodo diverso, forse perché comunque nel corso di tutti questi anni anche la famiglia l'ha affrontato in maniera più riservata, con Falcone e Borsellino, cioè le navi della legalità, per cui c'è un attivismo che magari è nato da un coinvolgimento e da un'esperienza delle scuole anche. Delle scuole. Dico, a luglio non ci sono le scuole, chi ci porti in via Pipitone Federico? Quindi anche i figli ci dicevano questo, dice la sfortuna di papà è stata quella anche di essere ammazzati il 29 luglio, che diventa un problema anche ricordarlo, cioè non puoi fare un coinvolgimento di scuole perché in quel periodo gli studenti sono in vacanza, ma anche la maggior parte delle persone. Io volevo ritornare invece a fare un passo indietro ai cugini Salvo, perché è importante un altro aspetto. Entrambi vengono uccisi prima che possano poi alla fine essere, uno ucciso, uno nel 86, morte naturale, nel 92 ucciso. Dal processo bis, quello che poi porterà alla condanna di mandanti ed esecutori, che nasce grazie alle dichiarazioni di Giovanni Brusca, emerge proprio il ruolo dei Salvo. Addirittura i Salvo, che in quel momento erano gli unici in Sicilia ad avere l'auto blindata, tieni conto che prestavano la propria auto blindata alla questura e alla prefettura quando c'erano da scortare personaggi che arrivavano in Sicilia e avevano bisogno di sicurezza, perché non c'erano così tante auto blindate come avviene oggi. Salvo accompagnò sulla propria auto blindata Brusca a fare un sopralluogo a Salemi, perché il primo progetto di attentato per uccidere Chinnici si doveva svolgere a Salemi, dove Chinnici aveva una villetta dove trascorreva le ferie estive e i cugini Salvo là vicino avevano il loro impero, essendo originari di Salemi. Quindi immaginatevi questa scena, l'alto esattore che è a bordo dell'auto blindata accompagna il mafioso come Giovanni Brusca per fargli vedere dove è la villa di Chinnici e dove va ucciso. Cioè deve essere una scena veramente particolare e inquietante. Il primo progetto d'attentato era quello di utilizzare la tecnica di quel periodo, il Kalashnikov. Per fare le prove di sfondamento
dell'auto blindata, quindi del vetro dell'auto blindata sulla quale camminava Chinnici, i Salvo prestano a Brusca l'auto blindata per provare il Kalashnikov e vedere se la potenza di fuoco sfondava il vetro di un'auto blindata qualsiasi, per farvi capire qual era la volontà da parte dei cugini Salvo di levare a tutti i costi di mezzo Chinnici. C'è una frase che viene riportata proprio da Brusca al termine di questo summit nel quale si decide che Chinnici deve essere ucciso, in cui Salvo dice a chi stucciamo a rompere i corna. Cioè, lì viene sancita la condanna a morte di Chinnici, che verrà accantonata per circa 9 mesi, perché nell'estate dell'82 la priorità, se vogliamo dire così, per Cosa Nostra diventa fare fuori Carlo Alberto Dalla Chiesa, che verrà ucciso il 3 settembre dell'82, nel tentativo forse di stoppare anche la legge Rognoni La Torre, ma ad ogni strage sembra quasi che il Parlamento italiano si sia svegliato e abbia anzi accelerato nell'approvazione di alcuni procedimenti. Avverrà nell'82 con la strage dalla Chiesa e quindi l'approvazione lì a breve della famosa legge Rognoni La Torre, che introduce il reato di concorso esterno, di associazione mafiosa, e il sequestro e la confisca dei beni. Avverrà con le stragi di Capace e Via D'Amelio, col 41 bis, con la Reve, con una serie di provvedimenti che saranno più restrittivi per chi soprattutto in quel è già detenuto. Ci sono pagine nel libro anche molto toccanti, soprattutto quando parlano i figli di Rocco Chinnici. Non riesco neanche lontanamente a immaginare la tragedia immane di un figlio che sente questo boato sconvolgente e capisce perché il papà è appena sceso e sa che quel papà era nel mirino. C'è una pagina che mi piacerebbe che Eleonora ci leggesse, di Elvira Chinnici, che è veramente molto toccante, se mi passate questa espressione un po' abusata e saccheggiata, ma lo è. Sì, Elvira intanto è dei tre figli, è la figlia di mezzo ed è quella che dopo 30 anni non è riuscita ancora, pensate, ad elaborare il lutto, il dolore. Ovviamente ci vuole una fatica immane, una grande terapia per riuscire a farlo, però perché insomma vedere dilaniato il proprio padre sotto i propri occhi, vederlo saltare in aria, potete immaginare. Però Caterina, la figlia maggiore, Giovanni, il figlio minore, ci sono riusciti attraverso un lento e faticoso percorso. Elvira ancora no, non c'è riuscita, è ancora in terapia e non partecipa ancora, per scelta di sopravvivenza proprio, di stabilità sua psicofisica, alle manifestazioni pubbliche di commemorazione del padre. Di quella tragica mattina la figlia Elvira ha un paio di immagini davanti agli occhi che non l'abbandoneranno mai. Subito dopo l'esplosione, racconta, io e mio fratello, sconvolti e straziati dalla certezza dell'accaduto, ci precipitammo giù per le scale, sotto una pioggia di calcinacci, facendoci strada tra una spessa coltre di fumo grigio, quasi nero. Io indugiai un attimo di più nell'androne, mentre Giovanni usciva subito fuori. Nell'acqua sporca che si riversava dai tubi divelti, vidi una gamba, anzi quel che rimaneva di una gamba, con una scarpa. Mi sentii impazzire, ma poi trassi un sospiro di sollievo. Frazioni di attimi, volevo ancora sperare. Dicevo a me stessa, questa non è la gamba di papà, lui ha il piede più lungo. Corsi fuori e lo vidi subito, lì, a terra, con mezzo viso assolutamente distrutto e l'altra metà sempre così bella. Sperando nell'impossibile, per un momento mi rivolsi a lui, guardandolo intensamente. Dai papà, respira, respira, resta vivo, anche così. Per me sarai sempre il padre più bello del mondo. Ma il suo respiro era già fuggito via. Poco dopo il suo volto sfigurato fu ricoperto con pietà da un lenzuolo bianco. Quel giorno per me finì tutto. Finita la mia vita, finita la mia gioia di vivere. Per quanto mi sia impegnata, mai più sono riuscita a ritrovare un poco di serenità.
La morte di mio padre, la consapevolezza del suo sacrificio e la certezza che lui sia stato offerto ai suoi carnefici insieme ad altri poveri innocenti mi ha tolto il sonno. Le mie notti sono un incubo e quando mio padre mi sorride, il suo ormai è un sorriso triste. Ancora oggi, dopo tanto tempo, non riesco a portare fuori dalla mia anima il dolore, un dolore profondissimo che cerco di difendere, di contenere dentro di me. Sono veramente parole molto forti. Quanti anni aveva Rocco Elvira? Ghignici, Elvira aveva 24 anni. Quindi era già abbastanza grande per capire. Sì. E Giovanni ne aveva 19. Caterina era più grande, però non viveva più in famiglia perché si era sposata da poco. Cosa fa oggi Elvira? Come Elvira è medico. È un medico. Sì, è un medico. Giovanni si è pensionato un anno fa, ma è stato, usufruendo di una legge siciliana regionale per i parenti e le vittime di mafia, ma è stato dirigente di un ufficio legale, dell'ufficio legale di un istituto di credito. E ricordiamo. Tra l'altro devo dire, Leonora, che l'hai anche interpretata, non l'hai solo letta. Ma guarda, io ti posso dire... Sei stata capace anche di interpretarla, che non è affatto semplice. Grazie, abbiamo cercato prima di tutto di scrivere questo libro con il cuore, non so se ci siamo riusciti a comunicare queste emozioni veramente che ci hanno turbato. Grazie veramente per come l'hai interpretata. Fabio, ci avviamo alle battute conclusive. Si fa sempre fatica poi, quando si scrive un libro, presentarlo in una grande piazza come Trame Festival qui a Lamezia Terme, con tanti giovani che assistono e che non hanno vissuto quell'epoca, per fortuna loro. Io lo dico perché ero un ventenne a quel tempo e mi è rimasta addosso tutta l'angoscia di quel periodo, ma per noi che insomma l'abbiamo in qualche modo vissuta sulla nostra pelle, a questi giovani, ai nostri figli oggi, no? Che cosa possiamo lasciare in eredità? Perché è troppo semplicistico e forse riduttivo dire leggete il libro e studiate la storia, studiate attraverso Rocco Chinnici. C'è qualcosa che si può offrire loro in più e di meglio? Certamente la storia di Chinnici è una storia triste di questo paese, perché appunto una serie di depistaggi, di gialli. Apro una parentesi: 3 giorni prima della strage, il 26 luglio del 1983, un libanese, Bughe Belghassan, trafficante di droghe d'armi, telefona alla loro capo della Criminal Poll, con il quale era già in contatto da tempo. Era un confidente questo Bughe Belghassan, e gli dice: è arrivato il tritolo, verrà utilizzata un'autobomba, non fa il nome di Chinnici. Si parla solamente di personaggi in prima linea nella lotta alla mafia. Le uniche 2 persone avvisate saranno Giovanni Falcone e il prefetto De Francesco, che aveva preso il posto dalla Chiesa. A Chinnici non verrà detto assolutamente nulla. Anzi, alcuni mesi prima era stato pure levato il suo presidio dei carabinieri sotto casa, il presidio notturno, che sarebbe stato sicuramente decisivo, perché l'auto con a bordo il tritolo viene posteggiata alcune ore prima delle 8.05 del 29 luglio. Verrà posteggiata proprio da Giovanni Brusca. Gli appelli di Chinnici in quel periodo restano pure inascoltati. Il titolo "Così non si può vivere" nasce da uno sfogo di Chinnici 1 anno e mezzo prima al Consiglio Superiore della Magistratura, dove viene chiamato per parlare dell'uccisione del procuratore Costa, e lui si lascia andare a questo sfogo, dice: io sono solo, non ho uomini, non ho mezzi. All'ufficio istruzione sono solamente 2 o 3 i magistrati sui quali posso contare per assegnare processi di mafia. Rimase un appello inascoltato. Quindi questo era il clima nel quale si viveva, e quindi è sicuramente una storia triste. Però il messaggio che noi abbiamo voluto lanciare alle giovani generazioni col libro è quello di un messaggio di speranza. E quel messaggio di speranza che in fondo anche Chinnici, andando nelle scuole in quel periodo, voleva lanciare, cioè parlare alle giovani generazioni, a chi domani sarà la futura classe dirigente, a chi domani potrà magari essere seduto da questo lato e dire: c'era una volta la mafia. Certamente
l'importanza della cultura, del leggere i libri, del moltiplicarsi delle trasmissioni informative, non di gossip, ma informative che vadano a vedere cosa c'è al di là del fatto di cronaca e come si possa cambiare questo paese, sono importanti. Le giovani generazioni devono raccogliere il testimone che è stato passato da questi magistrati che hanno sacrificato la propria vita sapendo che sarebbe arrivato il loro momento. Cioè, per Chinnici sarebbe stato facilmente... E sarebbe stato molto più facile decidere a un certo punto, dopo le diverse minacce di morte, sopravvivere in quel clima, in quel periodo particolare, in un palazzo nel quale, come abbiamo sentito, i suoi superiori lo delegittimavano e lo deridevano. Decise di non fare questo, non perché era un eroe, ma perché aveva deciso, nel momento in cui aveva scelto di fare il magistrato, di lavorare per un paese diverso, per un paese più bello, e restituire quella terra di Sicilia ai propri figli e ai propri nipoti. C'è una in un'intervista che Felice Cavallaro, che domani sarà qui, fatta qualche giorno prima a Chinnici, Cavallaro che abitava tra l'altro sullo era dirimpettaio di Chinnici. E capitava che la domenica mattina, cioè, nelle costruzioni di Palermo di quegli anni, i balconi erano a giro, per cui la domenica mattina, l'unico giorno in cui Chinnici era più libero e aveva anche la passione del verde, delle piante, sul balcone Chinnici e Cavallaro si incontravano. E a un certo punto un giorno Cavallaro chiese: «Dottore Chinnici, ma a lei chi glielo fa fare?» E allora Chinnici, rivolto verso il balcone accanto, dove abitava il fratello di Felice, dice: lo faccio per Marco, lo faccio per quel ragazzo, che poi era appunto il nipote di Felice. Ecco perché lo faceva Chinnici, ed ecco perché comunque i giovani d'oggi devono raccogliere questo testimone. Grazie Fabio. Allora, in conclusione, se qualcuno tra il pubblico avesse una curiosità, volesse rivolgere una domanda agli autori, vedo che c'è già un collega, prego, se gli fate arrivare ragazzi il microfono per cortesia. Una curiosità che nasce dalla riflessione, siete magistrati, giusto? No. Da due colleghi, ma secondo il vostro punto di vista, cioè di voi avete riportato nei vostri libri, nel vostro libro, il diario di Chinnici, e avete sottolineato un aspetto molto importante, cioè dire lui aveva appuntato che il capo della Procura Generale gli aveva consigliato, ecco, ma secondo il vostro punto di vista, In quel sistema giudiziario, che tra virgolette può essere anche un fattore esterno che ha determinato eventualmente la morte, ma è cambiato qualcosa? O negli ambienti giudiziari continua ad esserci quell'andamento di depistaggio e di condizionamento che a volte portano le indagini verso una parte più che un'altra? Di sonnolenza. Chinnici al Consiglio Superiore della Magistratura si sfogava proprio con quella frase, come diceva Fabio, che poi è stato ripreso nel titolo, così non si può vivere, e parlava proprio di un palazzo sonnolento, denunciava la sonnolenza di questo palazzo dei veleni e dei corvi. Ma oggi forse, che dici Fabio, un po' di sonnolenza ma ancora? Il sottotitolo del libro è La storia mai raccontata del giudice che sfidò gli intoccabili. Io credo che ancora oggi gli intoccabili ci siano, saranno meno rispetto agli anni passati, ma ci sono, e la difficoltà è i bastoni fra le ruote che sta avendo in questo momento in particolare il sostituto Nino Di Matteo nel processo per la trattativa Stato-mafia, ci dimostrano che ancora qualche meccanismo che forse non gira all'unisono con quello che dovrebbe essere il paese-stato ancora c'è. Grazie Fabio. Altre curiosità? C'è un signore che... Prego, si avvicini. Qualcuno che allunghi il microfono, per favore. Grazie. Buonasera. Senta, io volevo fare una domanda a entrambi gli autori. Non so se questo aspetto, magari, visto che... dire che la figura di
è stata magari trascurata sia dall'iconografia letteraria che anche magari dall'iconografia delle fiction, dei film. Io anche da tempo mi curo molto l'aspetto della, ecco, più che altro cinematografico, mi piace molto guardare delle fiction, di come viene trattato l'argomento mafia, di come viene trattato la 'ndrangheta. E il rapporto a Rocco a un film molto vecchio del 1985, Pizza Connection, del maestro Damiani. Credo che forse proprio la figura di quel giudice che veniva tratteggiata, la figura aveva il nome di un giudice Santa Lucia, sembra che fosse corrispondesse invece proprio alla figura di Rocco Chinnici, secondo me, perché da quello che ho sentito qui stasera, da quello che bene o male conosco un pochettino, credo che la figura di quel giudice, fatto tra l'altro nel film saltare in aria con un autobomba, siamo nell'85 quando ancora siamo, cioè, lontani, dove forse c'era il primo Buscetta, le prime rivelazioni, la Cosa Nostra che tutti conosciamo era ben lontana dall'essere tratteggiata. Secondo me forse, ecco, vorrei chiedere a voi autori, questo forse già allora e nel corso del tempo, perché magari si è voluto insistere ulteriormente a valorizzare anche figure questa, in questo modo? In un modo, ecco, che magari fosse anche più di richiamo per l'iconografia generale, che magari forse letterariamente si sente di meno, ma visivamente può colpire di più. Io dico solo una cosa, faccio riferimento ad un film molto più recente che avremo il piacere di vedere, anzi nel nostro caso di rivedere stasera, il film di Piff. Piff ci ha detto privatamente, ma lo ha fatto anche pubblicamente, di essersi ispirato al nostro libro per tratteggiare la figura di Rocco Chinnici, che appare nel film proprio come un giudice papà, cioè che si mette a parlare con i dedica tempo ai bambini sotto casa che sono accanto al suo portone. E quindi insomma ci ha fatto molto piacere questo, però di solito sì, in effetti non compare quasi mai nelle fiction televisive. In una mi sembra che gli venga attribuita una forma di turpiloquio che a lui era assolutamente estranea, infatti i figli sono molto arrabbiati di questo, però per il resto insomma quasi nulla, pochissime apparizioni. Sono scelte che magari fanno le case di produzione, per cui essendo Chinnici un personaggio ai più sconosciuto è più difficile magari riuscire a fare passare, avere un finanziamento per un film di questo genere. E speriamo che, visto che nell'ultimo anno comunque la figura Chinnici, sia per il trentennale, per il nostro libro, per il libro di Caterina, per il film di Piff, ci possa essere qualche casa di produzione. Però quello che effettivamente il riferimento che ha fatto il signore a Pizza Connection, anche a me adesso ricorda qualcosa che non era espressamente riferito a Chinnici, però lo scenario creato ricordava, rievocava molto quell'ambientazione della strage di via Pipitone Federico. Certo. Va bene, allora in chiusura io, nel ringraziarvi per averci ascoltato fin qui, mi permetto di dire, come in tutte le presentazioni quando siamo in chiusura, di leggere questo libro, perché non è soltanto una lettura molto scorrevole, veloce, appassionante, ma è anche storia, una storia che tutti noi che viviamo in questo paese, soprattutto i giovani, dovrebbero conoscere. E permettetemi di rivolgere un plauso all'editore Castelvecchi, che ha avuto, posso dirlo, il coraggio anche di pubblicarlo, perché pubblicare un libro di un giudice morto 30 anni fa, insomma, tant'è che non l'hanno fatto altri, e quindi lo ha fatto la Castelvecchi. Quindi Così non si può vivere, di Fabio De Pasquale e Leonora Iannelli, editore RX Castelvecchi. Grazie a tutti per essere intervenuti. Trame continua stasera con altri appuntamenti. Grazie ancora.